Lei è Peruccini Ruggero? Sì, sindaco. Di ragione età la signorina, per cortesia. Ruggero Peruccini, nato a Roma il 2 settembre 46. Residente a Firenze ancora. Lei presenta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Prego, la fila sto. Buongiorno. Buongiorno, governo. Prima di tutto, se vuole illustrarci le sue qualità professionali, nel senso del suo ruolo all'interno della polizia di Firenze, tutto quello che può essere utile a noi. Vabbè, io sono primo dirigente della Polizia di Stato, attualmente in servizio a Roma presso la Direzione Centrale della Criminal Poll, Servizio Polizia Scientifica. Il mio attuale incarico è dirigente della divisione indagini medico-legali e biologiche e supervisore della unità d'analisi dei crimini violenti. Sono stato a Firenze dal 1979 al 1992, anno in cui poi sono stato mandato a Washington presso l'FBI come ufficiale di collegamento della direzione investigativa antimafia. Ha detto dal 1979 al 1992. 92. 92. E senta, quale incarico lei ha rivestito a Firenze? A Firenze ho rivestito. Periodo di tempo, sì, a Firenze ho rivestito diversi incarichi. Dal 79 fui assegnato, io venivo dalla squadra mobile Torino, fui mandato all'ufficio stranieri e mi occupai vice dirigente dell'ufficio stranieri di una squadra investigativa in ambito stranieri. Poi fui assegnato all'ufficio di prevenzione territoriale e infine nel dicembre 85 fui mandato alla squadra mobile a dirigere la sezione omicidi. E questo è un incarico che ho ricoperto fino a che non me ne sono andato da Firenze. All'interno della squadra mobile venne costituito un nucleo speciale che riguardava i delitti del cosiddetto mostro di Firenze, e quale ruolo lei ha avuto nella costituzione e nella attività di questo nucleo? Nella costituzione di questa squadra, la squadra antimostro, io non ho avuto alcun ruolo, fu costituita nell'84 dopo l'omicidio di Vicchio. E non ho avuto alcun ruolo perché io sono entrato a far parte della squadra mobile di Firenze alla fine dell'85. Come dirigente della sezione omicidi ho avuto da quel momento in poi anche l'incarico di sovrintendere alle attività della squadra antimostro. Quindi lei ha svolto nel rapporto a questa squadra un ruolo dirigenziale. Esatto. E quindi lei si è occupato delle indagini relative ai delitti del cosiddetto mostro da quando fino a quando? Per quale periodo di tempo? Sì, diciamo quindi dall'inizio del 96, dell'86 fino al luglio 1992, in cui fui trasferito alla via. Del 92. E nel corso di questa sua attività lei naturalmente ha esaminato tutti gli atti che riguardavano tutti i delitti. Ho esaminato tutti gli atti che riguardavano tutti i delitti e naturalmente tutti gli elaborati, certo. Un particolare riferimento all'elaborato dell'AIB del professor De Fazio, lei lo ha esaminato? Certamente.
Beh, l'elaborato che del professor De Fazio, se non sbaglio, è datato. Sono due, fra l'altro. Sì, io. Comunque, diciamo, il primo è datato 1986, se non sbaglio. Ho esaminato quello che fu fatto dal Behavioral Science Unit di Quantico nell'89, se non sbaglio, giugno 89. È datato 2 agosto 1989, sì, se vuole dire qualche modo, per dire se è questo che lui sta parlando. Sì, se me lo mostra mi fa piacere. Sono passati alcuni anni, quindi posso essere impreciso sulle date. L'elaborato però è fatto a giugno dell'89, lo ricordavo bene. È stato inviato ad agosto da Legal Attaché, sì. No, glielo dico perché io subito dopo partì per Quantico per seguire l'Accademia dell'FBI. È proprio quella scuola che fa parte o è collaterale alla costanza investigativa della scienza comportamentale? No, diciamo è una... L'Accademia di Quantico a destra nel suo ambito funzionari di polizia con una certa esperienza nell'attività investigativa provenienti da tutti gli stati d'America e da alcuni stati esteri. Nell'ambito di questi studi, ognuno è alla facoltà di scegliere i corsi che preferisce. Io, naturalmente, visto che avevo anche un interesse professionale, scelsi anche il corso che riguardava quel tipo di insegnamenti che sono stati elaborati negli Stati Uniti fin dalla fine degli anni Ottanta. Vale a dire con particolare riferimento agli omicidi seriali? Diciamo con particolare riferimento agli omicidi, a tutti i crimini di carattere violento, dagli incendi alle violenze carnali, agli abusi su minori. Senta, ma questo suo, al momento in cui lei, come dirigente della squadra mobile, cominciò a occuparsi del cosiddetto mostro, lei si documenta, è chiaro, è non solo sugli altri, ma con riferimento alla letteratura tecnologica sul tema. Quando io sono partito per gli Stati Uniti d'America avevo già sviluppato certi argomenti, cioè io ho iniziato molto prima a studiare quel fenomeno, molto prima che fosse coniato dal collega Ressler il termine serial killer. Quello era un interesse criminologico che poi si focalizza in quanto mi trovavo ad avere per le mani un caso di interesse che io dovevo risolvere, che è una cosa molto diversa a affrontare uno studio delle cose a titolo puramente accademico e avere il problema di risolvere un caso. Quindi ha intensificato ovviamente questa sua argomentazione di questa letteratura al momento in cui si è presentato il caso concreto. Diciamo che ho seguito anche casi in via indiretta, ho seguito casi colti nella letteratura, nella vita operativa statunitense, ma non solo quello, insomma, voglio dire, questo tipo di fenomeno vecchio quanto mondo non è stato inventato quando è stata inventata l'unità d'analisi comportamentale. Soltanto quello che mi interessava era il metodo e i risultati ai quali erano arrivati e la probabilità, la importabilità del loro metodo, applicabilità del loro metodo a quella che era una realtà culturalmente diversa come quella italiana.
ecco quasi una domanda che ha più sapore della musica che altro, l'elaborazione sul tema, sto parlando del serial killer degli Stati Uniti, io ho detto da qualche parte che ha anche, è stata sollecitata da una proliferazione straordinaria di vittime in quel paese. Io ho letto la statistica per cui nel 1985 addirittura ce ne sarebbero stati 84. Come? 84. Nell'84, 5.000 vittime. No. Può forse più addirittura. No, mi permetta così, prego, ho spaccato anche alla... Una domanda per raccontare questo dato. Un minimo riferimento storico. Quando nasce questa unità di scienze comportamentali è già attiva di fatto, viene costituita nel 1984 sotto l'egida del NCAVC, che praticamente è un gruppo d'analisi per il crimine violento, che ha già raccolto delle statistiche. Il dato che preoccupava gli americani era che nel 1966, a fronte di una... le do dei dati che possono essere inesatti ma nell'ordine delle decine, comunque diciamo di fronte a circa 9.600 omicidi consumati nell'anno negli Stati Uniti d'America, c'era una soluzione, una percentuale di casi risolti dell'ordine dell'altissimo 92%, cose del genere. Nel 1984 invece, di fronte a 24.000 circa omicidi, la percentuale di casi risolti era calata di molto, intorno al 67%. Quella fascia di delitti risolti si ipotizzò potessero essere stati commessi da autori che non conoscevano le loro vittime, cioè i delitti cosiddetti a movente, in cui manca il nesso di conoscenza fra assassino e vittima. Di lì, ecco, quello fu il pretesto per la creazione di questa unità. Già prima, ho parlato prima di Ressler, che è uno dei padri fondatori di questa BSU, aveva iniziato a fare delle interviste con assassini condannati, da Satana Manson a Sharon Shanson, assassini e violentatori seriali, per vedere se nei comportamenti prima e dopo commissione del delitto ci fossero delle costanti che potessero consentire di teorizzare un particolare tipo di personalità e utilizzare questo dato nella soluzione di casi simili. E di lì nasce tutta una teoria, insomma, se crede la espongo. Sì, dal punto di vista proprio del mettere sul terreno, cioè il mio scopo è quello di interrogare, certo, un funzionario il quale si è occupato di questi delitti per moltissimi anni. Mi scopo era quello di intravedere che erano i criteri anche di carattere metodologico rispetto a quali aveva approfondito il suo interno. Quindi se attinenza con i criteri, con i meccanismi che ha approfondito l'indagine da lei nel corso della sua attività, forse è utile rispondere. Cerco di essere sintetico perché l'argomento è piuttosto vasto. Quel tipo di attività, quel tipo di studi che furono portati dagli americani, furono portati avanti con il loro senso pragmatico, cioè a noi questo ragionamento di fondo non interessa sapere se una persona che commette un certo tipo di omicidi di notte ha così ioni, ci interessa sapere di lui qualcosa che può tornarci utile per intercettarlo, per induarlo, per al limite ridurre il numero dei potenziali sospetti, che in questi casi è sempre elevissimo, a una quantità investigabile. Di loro fecero una suddivisione fra
assassini organizzati e assassini disorganizzati. Io mi servirò di una terminologia che non mi è propria, io sono funzionario di polizia, questi sono termini mutuati da scienza psichiatrica, ma probabilmente scienza psichiatrica contesterebbe, però lo fanno, una differenza fra l'assassino organizzato, cioè lo psicopatico, e l'assassino disorganizzato, cioè psicotico. Sì, ma è la stessa distinzione tra la parte dell'infanzia, liberamente indicata. Sì. E non so se il professor De Fazio abbia illustrato grosso modo il DAO. Cosa interessava sapere nell'individuazione, sulla base dell'esame di una scena del crimine, se l'assassino che aveva commesso quel delitto era uno psicotico? Interessava sapere se quel tipo di personalità, ecco, nel suo comportamento, nella sua vita quotidiana, potesse tradire, potesse avere certe costanti di comportamento. Allora, lo psicotico normalmente uccide, non sceglie la vittima, la vittima è vittima del caso, è la persona che apre la porta, è quello che passa per la strada, il genere vive vicino al luogo in cui commette il delitto, o lavora vicino al luogo in cui commette il delitto, è una persona che ha allucinazioni, visioni, tanto, se vuole ho una vasta casistica di riferimento. Per lo psicopatico invece, anche con lo psicopatico non c'è la conoscenza della vittima, però la vittima normalmente è persona che viene scelta in relazione a determinate caratteristiche che possono essere ambientali, fisiche, possono ricordare una persona conosciuta dall'assassino. In genere lo psicopatico impiega molto tempo nella scelta delle vittime, quindi viaggia, quindi avrà una macchina con elevato chilometraggio, in genere seleziona, fa sopralluoghi, seleziona i luoghi dove scaricherà il cadavere. In genere questo tipo di delitti commessi dallo psicopatico sono connotati da quello che poi in sottone si chiama ritualità. Qua dovrei fare una distinzione. Si parla spesso di modus operandi e si sente parlare spesso anche di firma d'autore. Nei delitti commessi da psicopatici molto spesso c'è una firma. Cos'è il modus operandi, che cos'è la firma? Il modus operandi è quel complesso di comportamenti che sono finalizzati al raggiungimento di un risultato. La persona che vuole andare a rubare in una casa piglia una scala, appoggia una finestra, rompe il vetro, entra dentro, ruba e poi se ne riscende per la scala. Il modus operandi può cambiare perché quella persona potrà imparare a fare una chiave falsa o troverà per motivi di opportunità più comodo entrare da una porta invece che da una finestra. La firma invece è il complesso di quei comportamenti che non sono finalizzati alla commissione del delitto e pur tuttavia vengono posti in atto. Le faccio un caso. Non c'è bisogno. Cioè, un assassino può uccidere strangolando, colpendo con un corpo contundente, con una pistola, con un coltello, strozzando le mani. Tutti questi modi sono funzionali all'uccisione della vittima. Certamente l'asportazione di una parte del corpo, l'asportazione di indumenti, raccolta di souvenir, la posizionatura del cadavere in atteggiamenti suggestivi, e, che so, la legatura dei polsi di un morto, sono tutti comportamenti che non sono finalizzati alla commissione del delitto, ma per l'autore possono essere importanti, quindi tradiscono una sua precisa fantasia. Ecco, quando si parla di delitto rituale, la ritualità è data non dai comportamenti che appartengono al mondo del modus operandi, ma a quelli che appartengono al mondo della sua precisa fantasia.
quello che con riferimento proprio a questo surplus rispetto alla funzionalità del comportamento si definisce in un termine che credo sia soltanto questo, è overkilling. Prego, overkilling? E quello è no. L'overkilling è qualcosa di diverso ancora? Sono stato preso in giro durante una testimonianza perché mi sono servito di questo termine. Vabbè, ma c'è altro di questo. Le spiego, esatto. Il problema è che è difficilmente traducibile. L'overkilling significa un eccesso di violenza rispetto alla necessità. Esatto. Io vede, non ha nulla a che vedere. La firma non ha nulla a che vedere con il modus operandi. Voglio dire, l'overkilling significa che magari l'assassino sfoga la sua tensione. Molto spesso ci troviamo, spesso nel caso degli psicotici, di fronte a un assassino che ha paura della vittima. È uno che uccide perché è incapace di interagire normalmente con altri esseri umani e sfoga questa sua paura in un eccesso di violenza. Quindi invece di dargli due coltellate gliene dà 100 oppure... Allora, scendendo ora sul terreno concreto, lei ha esaminato tutti i delitti, diciamo così, della serie sì. Che ci riguarda a partire dal 1968. Direi dal 1968. Diciamo tutti quelli. Il collegamento tra questi delitti, qual era? Il collegamento tra questi delitti, il collegamento oggivo, ecco perché vede proprio che c'è un... c'è un dato che è importante, bisogna che io lo dica. Tutto ciò che è ipotesi, tutto ciò che è perizia, tutto ciò che è esperienza, ogni caso è un mondo a sé stante. La ricostruzione di una serie di omicidi è importante, la possibilità di attuirla alla stessa mano per il semplice motivo che esattamente per tutte le attività uccide, più uccide e non errori commette, più si specializza, diciamo, impara a non contarne più. E quindi la costruzione della serie deve essere fatta su base di oggettivi. In questo caso avevamo l'esistenza di un'arma che veniva usata, a parte altri particolari come le amputazioni post-mortali e come la scelta della coppia, come la scelta di certe circostanze di tempo, di luogo. Però diciamo il dato oggettivo certo era l'uso della Beretta Calibro 22 di quel tipo, quei segni, quei marchi che si veniva a accertare sul bosso e sui proiettili. Quindi, era un dato inconfutabile. Lei fa riferimento a un suo esame reso con Pacciani, ha parlato pure immagino propriamente di questo uso della stessa arma come di una firma. Ora io volevo chiedere questo, questo uso che lei fa di termine firma non ha riferimento a questa definizione? A quel concetto sì. Arriva un'altra cosa, mi chiedevo se per caso aveva a che fare con una scelta di altre volontà da parte di chi usava quella stessa arma, nel senso che ci fosse, come voi intravedete, lei ha intravisto l'uso della stessa arma, una scelta volontaria nel senso di qualcuno che usava quell'arma non perché si la ritrovava soltanto quella, ma perché voleva usarla in qualche modo firmare, senza che lei abbia detto questo. In quel senso. In quel però senso. Quell'uso di questo termine mi suggeriva a te. In quel senso sì, senso. Ma anche perché vuol dire usare la stessa arma può per essere lungo tempo, per lungo tempo, vuol dire l'assassino, i killer, della vita organizzata, insomma, usa un'arma, poi se ne dice, voglio dire, normalmente perché quell'arma è un biglietto da visita, un documento di identità, aiuta gli investigatori a attribuirgli, nel caso lo usasse altri omicidi, attribuirli tutti gli omicidi, no? Quindi è un interesse. Quindi l'impiego della stessa arma per tutti i delitti significa che l'assassino ci si trova bene, che quell'arma fa parte del suo kit per uccidere ed è, oltretutto la mancanza dell'arma dalla scena del delitto è uno dei dati più caratteristici dell'assassino psicopatico.
quello organizzato, così come lo definiscono gli americani. Ecco, dottor Perugini, lei ha fatto delle valutazioni, ha esaminato anche casi similari, sì. La casistica italiana in particolare, non solo toscana. Ma io ho fatto una serie di vede avvocato, noi ci trovavamo di fronte a delitti, a movente di difficile accertabilità o comunque non particolarmente razionale, cioè delitti in cui l'assassino non conosce le vittime. Io personalmente devo dire che non avevo mai avuto esperienza di questo tipo di delitti e quindi era più che ovvio che cercassi di documentarmi prima di iniziare un'indagine. Però il dato di realtà era quello che ci ha sempre preoccupato di più, è stato quello che ci ha sempre preoccupato di più. Quindi al di là di tutte le congetture, le analisi, il supporto cognitivo a livello universitario o meno che noi abbiamo avuto, e questa è una cosa che sostengono giustamente anche gli americani, quello che conta sono i risultati oggettivi dell'indagine, cioè 10.000 bellissime e convincenti teorie di fronte al dato concreto, se sono in contraddizione non hanno evidentemente motivo di essere presi in considerazione. Cioè quello che conta è l'indagine convenzionale così come viene sviluppata. Comunque, ecco, entrando un po' più sul concreto, sulla concretezza delle vostre indagini, sì. Con riferimento a questi delitti e lasciando da parte quello del 68, il quale sì. Ha avuto una storia a sé, sì. Particolare, sì. A partire dicevo dal 74, voi faceste anche indagini di tipo vittimologiche, vale a dire che riguardavano particolare le vittime, alla ricerca di possibili legami, rapporti fra le vittime e un eventuale omicida, di accertamento. Sì, dunque la vittimologia è probabilmente la parte prima con cui inizia un'indagine. Certo. È interessante, è importante conoscere chi sono le vittime perché quindi il mondo che le circonda. Anche le caratteristiche, si vuole, di carattere e temperamento della vittima per vedere come potrebbe reagire, quale potrebbe essere l'interazione con l'eventuale aggressore. Ecco, in questo caso il dato oggettivo molto, molto importante è che la vittima era la coppia, il fuoco dell'attenzione dell'assassino. A noi parve concentrarsi sulla donna, nel senso che l'uomo veniva eliminato come un ostacolo, ma poi era la donna quella che interessava l'assassino. Però la donna è inserita in una situazione di coppia, e questo ci sembrava abbastanza indicativo di un'esigenza dell'assassino e lasciava supporre l'esistenza di una fantasia precisa ricollegata all'elemento coppia. E quindi ci andammo a guardare tutte le possibili indagini che avevano su casi che avevano riguardato coppia. Mi ricordo che studiammo a fondo i delitti di Dave Berkowitz, sono a San Jersey, New York. C'era un altro assassino che prendeva a bersaglio le coppie, ma scoperto, chiamavo l'assassino di mia notte, per Danilo. Insomma, avevamo un certo tipo, però notammo anche che era diverso il comportamento ostentato dall'assassino, autore dei delitti del mostro di Firenze, da quelli commessi da questi autori. Diciamo che nella casistica italiana non troviamo precedenti di coppie prese a bersaglio in termini così precisi, così seriali. Cioè, c'era stato anche un altro omicidio di una coppia a Lucca in quegli anni con un'arma diversa. Però ecco, 1984, 25 gennaio.
Adesso, cioè, voglio dire, ci siamo occupati anche di un omicidio, un duplice omicidio commesso in Francia. Sì, cioè, anche in Francia. Andammo anche in Francia. Insomma, io chiesi ai colleghi tedeschi, britannici, americani, russi, di fornirmi, se avevano, dati sull'argomento. Mi incontrai con loro anche a Kansas City nel 90 per vedere che cosa ci potesse, quale suggerimento pratico potesse essere tratto per le indagini. Comunque, cercando di ricavare dalla serie alcuni elementi comuni. Uno di questi le apparve quello, glielo chiedo qui, quello che si è definito overkilling, cioè a dire un comportamento da parte dell'assassino in cui avvenivano delle lesioni oltre la necessità del e anche oltre la necessità di decisione. Questo nell'omicidio del 51. Nei successivi no? Nei successivi ci sono elementi che colpiscono di più, anzi, il discorso dell'overkilling negli omicidi successivi, diciamo dal 68. Sì. Sembra finalizzato, sembra opportunistico, non è l'overkilling inteso come scarico, cioè. Però le sto parlando di sensazioni, cioè scarica la pistola, è una pistola di piccolo calibro d'altronde, per avere la certezza che le vittime siano morte. Certo, c'è l'esplosione di numerosi colpi a carico di tutta la vittima. Ma secondo lei determinato dalla volontà di assicurarsi la morte? Potrebbe essere entrambe compresenti le ragioni, ma vede, avvocato, io faccio il poliziotto. Vabbè. Per me è il dato oggettivo che conta. Io ho una vittima attinta da tot colpi di pistola. Ecco. Può indicare quali le caratteristiche comuni di come lei ha definito prima, come lei ha definito modus operandi, prima di passare del latino, no? Beh, una importante per esempio è che erano l'assassino si procurava vittime in aree dove era sicuro di trovarle, quindi in zone frequentate da coppie, zone frequentate da coppie in ambiente bene o male rurale, all'aperto, in ambiente di campagna, in coppie che erano in macchina e che probabilmente, anzi certamente, erano distratte, ecco, in quel momento, nel momento dell'aggressione. Un dato importante è che lui, forse per il fatto che è difficile gestire, ma questo è un dato importante, due vittime nello stesso momento le attacca, quello che chiamano blitz attack, l'attacco di sorpresa, attacca, uccide subito, non solo, e si assicura che siano morte poi prima di procedere nei casi in cui è riuscito a farlo alle effissioni parti del corpo. E questi erano altri elementi, ecco, elementi. Per esempio, la scelta della luna assente o della luna nuova era un elemento rituale o un elemento opportunistico? Perché potrebbe essere entrambe le cose. Un elemento opportunistico perché in quelle notti il buio è più profondo e quindi assicura una maggiore copertura all'assassino. Quindi. Però poteva anche essere un elemento rituale. In quel caso a noi interessava perché? Perché strutturavamo anche i servizi di prevenzione, ecco, perché, ecco, tenga conto che la squadra antimostro si occupava anche dei servizi di prevenzione, anzi per un certo periodo soprattutto. Pattugliamento, e
noi avevamo nelle soprattutto un'intensificazione di questo tipo di servizi, soprattutto nei periodi privilegiati dal mostro, cioè diciamo la buona stagione, insomma, quindi da primavera ad autunno inoltrato, non che non fossero fatti durante il resto dell'anno, ma diciamo in quei periodi noi chiedevamo anche supporto di altro personale, rafforzamento di questi servizi, che erano anche finalizzati all'identificazione di persone, erano finalizzati a mettere sull'avviso le coppie di stranieri che non conoscevano il fatto. Di quei tempi, per esempio, l'iniziativa di appendere cartelli di avviso nelle zone di questo tipo. Occhio ragazzi. Con riferimento a questo modus operandi, voi vi accorgeste che l'autore in alcuni casi aveva modificato il comportamento rispetto a casi precedenti, mettendo tutto l'esperienza precedente? Le faccio un esempio. Ricavaste delle indicazioni dal fatto che, per esempio, nel 1974 la vittima femminile era stata colpita al torace, quindi si era mirato al torace. Era accaduto che il padre Agnellino non morisse immediatamente e fosse stato necessario per cucina finita da colpi di coltello. È che è vero che a partire dal punto successivo, giugno 1981, la mira riguarda il capo, la testa. Il caso di Stefania Pettini fu raggiunta da numerosissime coltellate, Giorpar 99. La maggior parte delle quali non erano funzionali al venere, quelle che poi vengono a dire che la perizia di Fazio definì ludiche, sperimentali. Vede, l'evoluzione del modus operandi dell'assassino obbedisce certamente a tipico delle personalità psicopatiche, quello di riflettere a lungo ciò che hanno fatto, come lo hanno fatto, seguono attentamente ciò che viene detto di loro. Molto spesso i media hanno anche una grossa importanza nello strutturare il loro comportamento successivo, perché loro si comportano reagendo o appiattendosi su ciò che dicono i media, oppure contestandolo, no, con il loro comportamento, hanno comunque questo grosso interesse nei confronti del loro omicidio. Questo è per esempio una delle differenze con lo psicotico, al quale non importa assolutamente niente di ciò che si dice di loro e dei loro delitti. E sì, c'è stata un'evoluzione del modus operandi di questo autore. Per esempio raggiunge il culmine con le scissioni anche seno sinistro per vittima. Io le faccio questa domanda perché lei ha parlato dell'esperienza del maggio proprio, sì. Un domicilio, lei ha detto, viene memorizzato, tanto che si assiste ad un'automatica ripetizione di questi stessi atti. Lei ha usato il termine memoria muscolare. E da un altro certo comportamento si modificano perché altri funzionano meglio. Si è visto, io facevo l'esempio di questa scelta diversa, diversificata, a un certo momento poi l'assassino si accorge che sparare a caso dal punto di vista dell'arresto funziona meglio che non sparare. Allora devo introdurre un altro concetto, un discorso finale. L'argomento è piuttosto vasto, quindi bisogna che metta dei punti fermi in relazione alle sue domande. Quello che io chiamo memoria muscolare fa riferimento all'abitudine. Ci sono abitudini di cui noi non ci rendiamo conto. Quando lei si allaccia le scarpe, fa un nodo di un certo tipo, l'ha sempre fatto così, difficile che lei cambi. Lei non ne è consapevole, ma quel modo di fare il nodo delle scarpe è una
firma di cui lei non è consapevole. Lo discorso se spuccia un arancio, e ognuno di cerca di fare le cose in modo che gli è più comodo. Però per molti contamenti che li pone nero in quel particolare modo, lui non se ne rende conto, non è consapevole. Se uno ha sufficiente confidenza, dico, con un'arma, maneggia l'arma in un certo modo, e magari in passato ha avuto modo di maneggiarla in un certo modo e ha visto che quel modo era buono, per lui era comodo, ci si è trovato bene, insomma, tenderà a ripetere quel tipo di comportamento. Così, per quanto riguarda la concentrazione, la mira, le colpi a una certa parte del corpo, se non ricordo male, anzi in relazione all'omicidio del 51, anzi questa fu una cosa che il pubblico ministero approfondì, cercò di verificare se ci fossero le corrispondenze, fu dato in carico, fu varato uno studio per vedere se in relazione all'omicidio del 51 i complessi lesivi, le modalità di comportamento, ecco, nel colpire vittima di allora fosse avesse avuto un qualche riscontro negli omicidi successivi, e di fatto, se non sbaglio, la ricostruzione portò ad accertare che per esempio nel 51 abbiamo un tipo di lesioni che sembrano la fotocopia di quelle prodotte sulla francese nell'85. Credo che ci sia questa documentazione non fu acquisita dalla Corte, però credo che ci sia, insomma, volendo può essere riassumata. Non fu ritenuta. Sì. Guido Pacciani. No, non è attribuito, sì, è stato condannato, cioè quello. No, sicuramente di Pacciani. Quello lì, volevo dire quello lì. Sì, l'omicidio in cui ha ucciso un certo Bonini, che era la compagna occasionale dell'allora sua fidanzata Miranda Bonini. Ok. Un'altra costante che voi stavo uscendo, che erano gli aspetti comuni tali da definire la serie. Sì. Un'altra costante era quei lunghi intervalli di tempo tra omicidi. Quello era un dato che ci colpì per la sua stranezza. In relazione, cioè, questo tipo di... Anche eccezionalità. Eccezionalità, sì. Non è la prima volta, nella casistica, non è la prima volta che un autore colpisce le vittime a intervalli di tempo piuttosto lunghi. Ma qua gli intervalli di tempo erano nell'ordine dei 7 anni, dei anni. Poi nell'81 colpì due volte nello stesso anno, primavera e autunno, e poi regolarmente l'82, 83, 84, 85. Era anche facile prevedere che questa intensificazione dell'attività dovesse continuare, e invece non continuò. E quindi il discorso dei lassi di tempo intercorsi fra i figli del 68 al 74, dal 74 all'81, e poi dall'85 fino all'89, 90, in cui trovavo l'indagine, spammo una serie di ipotesi e di considerazioni, e cioè fosse stato per qualche motivo invito, se avesse consumato altri reati che potessero essere stati, diciamo, il metadone per l'eroinomano, ecco, qualcosa di sufficientemente gratificatorio per lui, oppure se pur fosse successo qualcosa, se gli fossimo andati troppo vicini, tanto da preoccupare. Quindi riassumendo questi fatti, voglio dire, l'accentuazione del ritmo,
a partire dall'81 e tenendo presente che per l'appunto nell'81 il secondo delitto avviene 4 mesi di distanza, il più breve intervallo di tempo intercorso tra il delitto e l'altro, e c'era il carcere Valletti a quell'epoca. Ecco, lei ha ricavato un significato anche questo sotto il profilo di una sorta di interazione riuscita con le vostre indagini. Con la presenza di qualcuno a carcere. Io l'ho per scontata l'interazione dell'assassino indagine. L'ho abbastanza per scontata, per quanto si possa dare per scontato qualcosa in questi casi, e proprio perché è tipico di questo tipo di autori. E il fatto che lui è ucciso, perché in quei periodi. È un comportamento ricorrente nella casistica da lei esaminata. Beh, sicuramente. Questo tentare una relazione con gli indagatori in qualche modo. È un comportamento regolare. Regolare. Diciamo che se c'è un costante comportamentale in questo tipo di delitti, è che l'assassino raccoglie ritagli di giornale, cioè di informarsi, cioè è interessato a ciò che fa. Gli serve anche il feedback, no? Parlarne con altri, perché quello che dice un altro può essere importante per lui, può essere importante per orientare l'investigatore, può essere importante, cioè per orientarsi a come comportarsi, per eludere gli investigatori. Beh, non a caso noi pigliavamo molto sul serio tutti coloro che venivano, volevano fare dichiarazioni su questo caso, perché molto spesso quello era un modo in cui adottato agli assini per coinvolgersi nelle indagini, più che dare informazioni, riceverne, ricavarne. Quindi sì, quello è un dato regolare. Direi che forse se c'è una costante presente in tutti i casi assassini seriali, è quella. E a parte tutto quello che abbiamo detto finora, lei poi ha parlato della firma dell'assassino, ne ha parlato l'udienza, quella che invece gli americani hanno detto la firma. Sì. Ecco, in che consiste? Che consiste in questo, nel nostro caso? Sicuramente, ecco, al di là del dato oggettivo dell'uso della stessa pistola, arma da fuoco e coltello, sì. Beh, la firma dell'assassino è le scissioni delle parti anatomiche. La firma dell'assassino più vistosa è quella, cioè comportamento che non so, è gratuito rispetto al compimento dell'evento morte, ma è un comportamento che costa in termini di rischio, perché significa perdere tempo, e quello è importante, perché significa che quel comportamento per lui può essere importante, a meno che non sia motivato da altri, però ecco, diciamo, tenga conto del fatto che l'effessione di parti anatomiche in casi di delitti a fondo sessuale, seriali, è abbastanza regolare, è molto più diffuso, tanto non si pensa, molto, molto più diffuso. Senta, ma a volte queste scissioni hanno una finalità precisa, per esempio, che ha a che fare con il cannibalismo, vero? Della casistica, altre volte per una... Si parla di feticismo. Ecco, significa particolare interesse verso un oggetto sessuale, ma il motivo dell'escissione può anche essere l'opposto, cioè l'avversione verso quello. Così dicono persone che ne capiscono più di me. Questo poi ne parleremo un attimo dopo, quando affrontiamo il tema della ritualità. Sì. Ecco, parliamo immediatamente. Voi avete riscontrato questo che è stato definito come comportamento resuale. Le chiedo, andando velocemente, sì.
riguarda la scelta della coppia, per esempio. Sì. Sì. Che è una scelta, non una mera attualità, no. Questo direi sicuro. E riguarda il centro dell'attenzione che è la donna, come o femminile. Però con questa precisazione, lei ha detto, ce l'ha ripetuto oggi, tuttavia il corpo femminile ha un significato in quanto inserito in un ambiente pubblico, di allora e proprio di giorno. Ci vuoi spiegare in che senso? Nel senso che è il contesto, appunto. Sempre nella premessa che io sto parlando in questo momento di miei convincimenti, come tali opinabili. Diciamo che non ci trovavamo di fronte a un autore, lo stesso, o meglio, che usava le sarma, quindi probabilmente era lo stesso autore, e sceglieva, c'era come bersaglio la coppia, nella coppia, però la sua attenzione era sull'elemento femminile, però voleva la coppia, cioè in teoria. Parliamo di vittimologia, no? Una delle considerazioni importanti della vittimologia ai fini investigativi e di prevenzione è la tipologia della vittima, se si tratti cioè di una vittima ad alto, medio o basso rischio. Una vittima a basso rischio, una vittima ad alto rischio è la vittima che, dico la prostituta, dico l'omosessuale, il quale o i quali per la loro frequentazione di gran numero di persone non sufficientemente conosciute possono, corrono molti più rischi di altri di incappare nel personaggio pericoloso. La vittima a medio rischio è la vittima che per la sua abitudine, anche se non è collocabile tra quella ad alto rischio, una vittima che per sue abitudini di vita, magari, ecco, ha persona che ama l'eccitazione e quindi vuole ogni tanto frequentare certi ambienti, frequentare certe persone, ogni tanto, oppure ha il vizio della cocaina o è costretta per ottenere quello a frequentare. Le vittime a basso rischio sono quelle che in realtà nessuno, per lo stile di vita, non dovrebbero essere esposte a rischio. Così come intese, tranne il rischio, credo, corso da, però, da un'elevatissima percentuale di persone così presenti, di appartarsi con uno dello stesso o di altro sesso, da qualche parte, in una zona buia e isolata, voglio dire, le vittime del MOS sono tutte vittime a basso rischio. O meglio, non a rischio particolarmente. Non a rischio particolarmente. Questo riferimento a un essere l'attenzione verso il corpo femminile, tuttavia è inserito in un rapporto di coppia, ambiente di coppia, ha a che fare con la narrazione di un fenomeno obiettivo rappresentato dal fatto che c'è stato nel 74, nell'81 di giugno, nell'81 di ottobre, nell'84 e poi nell'85, che fece una dinamica diversa, l'appostamento, l'allontanamento del corpo della donna da quello dell'uomo. A quello noi, io personalmente, attribuivo un singhiozzo di gelosia, di impossessamento, possesso, ecco, come molto spesso c'è anche il cannibalismo, fa parte di questi, anche la stazione fa parte di questo, il possesso della vittima, la gelosia nei confronti della vittima femminile, nei confronti donna, e qui l'allontanamento, come peraltro potrebbe anche essere che portasse donna in un luogo più comodo, più al comodo per compiere quello che poi, per compiere le decisioni, ecco, la chiave di lettura. Cioè, sono sempre possibili più chiavi di lettura se noi interviamo il tutto sull'approccio psicologico, ma psicologia, anche se è una parte importante di questo tipo di investigazione, deve trovare riscontro, il dato attivo. Cioè, se, questa è una mia congettura, supposizione. Ecco, lei ha parlato in ordine alle mutilazioni
mutilazioni, di mutilazione di fretta. E volevo sapere in che senso e soprattutto ravvisabile questa caratteristica da quali circostanze obiettive da voi riscontrare. Si è parlato molto di Lustmord. Il Lustmord è quello che viene definito nella casistica come l'omicidio per voluttà, cioè l'immergersi nelle carni vittime, nel bagno di sangue. Molto spesso questo tipo di amputazioni sono finalizzate a questo, cioè al possesso, cioè una frenesia, lo scacciare, lo sbarrare la vittima, o per avere un rapporto carnale per via di altri feriti, delle ferite inferte del corpo, o perciò modo di possedere. Invece quest'autore sembrava assolutamente freddo, nel senso, le scissioni, con una certa attenzione che a non toccare il necessario, ricordo che i vestiti, ad esempio, non venivano strappati, anche, credo, un slip. Grazie, è stato tagliato il tempo. Ora, quel tipo di premura può anche essere una forma di garantirsi di non lasciare più i pronti più tracce del necessario sul corpo della vittima, però, voglio dire, mal si accorda con l'ipotesi Lustmord, così come mi è parso di averla capita dai casi esaminati. Quindi anche sotto questo profilo lei si è espresso in Facciani con termini di questo genere, se lei lo conferma, è una scena che suggerisce il disprezzo dell'assassino della vita alla donna. Sì. Sì, questa è la sensazione che io ho avuto. Ora, scusi, è solamente una considerazione, proprio lei è per escludere questi aspetti di qualche non capitalismo, non contatto personale, con gli organi sessuali, non coito, non masturbazione, documentava la mancanza di tracce di sperma. Lei ha fatto durante il partito di questo Vaticano una considerazione interessante. Oggi ha detto che i comportamenti di questi generi sono codificati dal codice penale tedesco. Sì. Cioè, c'è proprio un reato. Il codice penale tedesco fa una distinzione fra Manslaughter e Mord, cioè fra omicidio e assassinio. E definisce l'assassinio l'uccisione volontaria di un altro essere umano per motivi sessuali o motivi comunque abietti, ecco. E parlo anche di sete di sangue, se non sbaglio. E d'altronde loro avevano avuto più di un episodio, insomma, da Peter Corten. Complessivamente, valutato tutti questi elementi che abbiamo sommariamente visto, credo però non sommariamente, ma non esaminato il punto di modus operandi, lei ha definito film l'assassino, l'intervallo di tempo, per il resto la sua conclusione, quale fu quella di quel medesimo autore unico per tutti i delitti? La mia conclusione fu di un portatore di una precisa fantasia. Un certo tipo di fantasia sadica, ecco, è difficilmente condivisibile con altri. Quando dico difficilmente, intendo che le probabilità sono a favore del fatto che quella fantasia è mia e basta. Però, contrariamente a quanto si è detto, ecco, noi non escludevamo certe possibilità, e le dico anche quali. In quella famosa casistica di cui abbiamo di cui ho fatto cenno prima, siccome l'ipotesi
soprattutto un delitto dell'85 in cui c'era stata un'attività piuttosto frenetica sul terreno. Ci aveva dato da pensare. Ci eravamo posti due dubbi. Primo, qua abbiamo omicidi commessi in luoghi frequentati da coppie, luoghi dove regolarmente trovavamo guardoni. Dico, è possibile che non riusciamo a trovare mai un testimone? Noi usciamo la sera, la notte, andiamo in giro per queste zone e troviamo regolarmente il guardone, l'uno o l'altro, ecco, comunque a volte anche persone già identificate in passato e che per questo motivo hanno avuto qualche problema. Dico, ma è possibile mai che non troviamo un testimone di questi omicidi? Nessuno che ci dica niente. E l'altro era, come fa l'assassino, che sicuramente fa il sopralluogo, sicuramente perde tempo per individuare il luogo dove vuole commettere l'omicidio, forse si va a vedere la vittima, le vittime designate, forse ci torna più volte. Come fa questo autore ad andarci, sapendo che ci sono i servizi in atto, no? E dovendo evitare di essere identificato, come fa a correre questi rischi? Che tipo di precauzioni adotta? Allora, l'ipotesi era, o ci va con una donna, no, così, facendo la coppia, no? Facendo uno dei due elementi della coppia, ha modo di familiarizzarsi con l'area senza essere per questo sospettato. O ci va a fare il guardone, probabilmente con altre persone. Noi all'epoca avevamo dato l'ordine di identificare tutte le persone con determinate caratteristiche di età, eccetera, eccetera, fare altre cose. E c'è una terza ipotesi. La terza ipotesi era che potesse andarci di giorno e per questo, e questo comportava anche una conoscenza del territorio, uno che girava per questi posti. Molto spesso quelli che girano per questi posti hanno un motivo lecito, ecco, per andarci, o meno lecito, comunque un motivo che possono dire ad altri. Professionale, per esempio. Beh, per esempio, uno degli elementi importanti di questo tipo di chiamiamolo così, profilo comportamentale, era la confidenza con le aree rurali, la territorialità dell'assassino. E questo ci aveva fatto fare anche, ci aveva fatto chiedere anche studi sulla possibile estensione dell'area calda per la sorveglianza. Insomma, non abbiamo escluso la possibilità che lui, l'assassino, potesse andare nella veste semi-innocua del guardone o assolutamente innocua dell'elemento di coppia sul posto e poi ci tornasse dopo. Quello che ci sorprendeva era che nessuno avesse mai, per dire, rilevato la stranezza, la strana coincidenza che sul luogo in cui era andato con una o con l'altra persona poi venisse commesso un delitto. L'autore, la singolarità dell'autore era una delle ipotesi e la mia favorita per via di quella esclusività della fantasia sadica che ho detto prima. Questo però non ci ha impedito di investigare tutti coloro che, quando è nata l'ipotesi Pacciani, che conoscevano Pacciani, così via, i famosi compagni di merenda, fra cui la persona che oggi è processo. Senta, i sospettati, sì, complessivamente erano 82.
Adesso il numero non me lo ricordo. Mi ricordo che il numero. Sto parlando della fase precedente preliminare. In cui la vostra attenzione si accetta su Pacciani. Mi ricordo che fummo sorpresi che il numero fosse così basso. Fra i sospettati. Noi eravamo abituati a ragionare. C'era Pacciani. Sì, era il numero uno. C'era Vardo. No. Senta, lei ricorda un gesto particolare, il caso di Baccaiano, da parte dell'assessore che attirò l'attenzione? Sì. Me lo ricordo perché Baccaiano fu l'unico caso in cui io andai sul luogo di uno dei omicidi del mostro, perché ero di turno, non voglio parlare, ero di turno in questura. Mi ricordo che e le chiavi della macchina furono rinvenute nel campo, ma io non c'ero quando questo avvenne perché ero all'ospedale di qui. Mi ricorda se per caso la macchina era chiusa o se esercava segni di frazione la macchina? Segni di frazione? Di forzatura della presa. Non è un dato che ricordo. No, ma fui mandato perché io ero subito al posto, subito. Arrivammo con un certo ritardo, il Mainardi era stato già portato via e subito dopo arrivò l'allora capo della squadra mobile che era il dottor Cimino e mi chiese di andare all'ospedale, quindi io mi trattenni pochissimo in posto. Lei rammenta quante diverse compresa quella dell'immediatezza del delitto in 1985, per posizione abbastanza rudimentale della Carabinieri di San Casciano, e sono 1, 2, 3, 4, 5 deposizioni, sì. 12 giugno, il 3 dicembre, poi la massima deposizione al 27 aprile all'8 maggio del 92, il 2 giugno e il 13 giugno. Me lo ricordo molto bene. Avete mai trovato nulla durante queste deposizioni che potesse anche lontanamente, richiamare in qualche modo un rapporto del Pacciani con gli attuali imputati? Mi riferisco a Vanni, a Dotti e a Fanni. Sì. Voilà. Sì. Sì, non è che questi imputati siano usciti fuori soltanto per via di voci di paese, c'erano elementi oggettivi. Ma io ricordo che per esempio per quanto riguarda il Faggi, no? trovammo una serie di Faggi fu perquisito trovammo solo una cartolina, trovammo anche delle annotazioni su un calendario, trovammo delle cose che tradivano la conoscenza, no? di questi personaggi, ma non che la cosa, intendiamoci, non che la cosa ci sorprendesse, un essere umano vive nella sua realtà, conosce altre persone, certo, insomma noi abbiamo investigato tutti coloro che sono stati vicini a elementi sospettati di essere gli autori del mostro, ecco, ciò non faccio riferimento solo a Pacciani, adesso naturalmente non faccio nomi, ma dico non è stato il solo sospettato, investigato, quindi parliamo di numerosissime persone, certo. Le persone che più da vicino, insomma, contornavano il Pacciani erano il Vanni, un graduato dell'Arma morto, e il Lotti, che all'epoca della cui esistenza venne a conoscere con nome Zampino, perché Pacciani lo chiamava così. Il Faggi lo tirammo fuori proprio nel corso di una di queste perquisizioni perché trovammo questi elementi di riferimento. Quindi perquisimmo anche lui, esattamente come perquisimmo il Vanni, lo intercettammo e
interrogammo e così via. Ma queste sono tutte ipotesi, io poi le dirò, vede, che con ciò non voglio attribuirmi meriti. Le dirò che però noi siamo stati piuttosto meticolosi nel fare questi accertamenti. In particolare ricordo che anche dopo che io me ne, prima del processo, primo processo a Bacciani, dopo che io me ne ero andato negli Stati Uniti, l'ispettore Lamperi, Venturini, diciamo gli storici membri della SAM, avevano tirato fuori una serie di elementi, avevano approfondito accertamenti, anche il dottor Canessa a corrente di questo, sui quali poi alla luce io ho seguito per via molto indiretta cosa avevo da fare, però alla luce di quanto poi è uscito fuori dalle dichiarazioni dei testimoni oculari sono state sviluppate altre cose, però tutti quegli elementi di cui nell'indagine successiva parla erano già stati acquisiti da almeno 4 anni. Non posso essere molto preciso su questo non avendolo vissuto in prima persona, però ecco, dal 92 in poi le ipotesi di possibili appoggi si erano sviluppate. Io personalmente non ho mai trovato l'elemento oggettivo, concreto, e secondo me ciò di cui non hai prova è cosa di cui non devi parlare, ovviamente. Che non va a processo. Senta, voi faceste quindi, Fanni venne perquisito, intanto. Venne perquisito e venne intercettato. E venne intercettato. Sì. E trovaste niente. Yeah. Naturalmente venne indagato anche dell'amico deceduto maresciallo, che non è stato il più seduto, sapete, certamente anche tutto. Beh sì. Vede, il riferimento immaginario è fatto che questa era una persona che aveva avuto accesso a delle armi. Sì, vede, noi abbiamo lavorato in stretto contatto, direi in stretto, strettissimo contatto con l'arma dei carabinieri, in particolare con il ROS, e quindi ci siamo divisi anche gli oneri degli accertamenti, poi sui risultati discutevamo insieme. Nelle SAM c'era anche il ROS. Esatto. Non era sufficientemente. Esatto. Sì, furono fatti accertamenti, però ecco, voglio dire, non ricavammo nulla che ci desse. Potevamo. Vede, nelle indagini è sempre buona norma il fare il minor numero di illazioni possibili, perché altrimenti si finisce con. No, non sto parlando di sentimenti. E ha fatto qualcuno all'altro che si è trasferito. Ma poi Pacciani parlava diffusamente del Vanni, compagno di merende, no? Facevamo le. Pacciani parlava del Vanni, no? Il compagno di merende, merendie, cioè. Scambiavano vibratori, se non sbaglio. E questo. Cioè, c'era un certo tipo di. Un certo tipo di, diciamo che fra quelli. Lo scambio vibratori sento. No, è scritto in un interrogatorio esattamente del Vanni che io ho depositato, che l'aveva comprato anche per Pacciani, degli atti. Senta, ma io volevo sapere. Comunque vede. Ci fu anche un ricovero in ospedale del Pacciani. Ci fu un ricovero in ospedale proprio per un oggetto simile trattenuto. Comunque vede, il supporre. Cioè l'approfondire, fare approfondimenti sulla natura dei rapporti fra un sospetto e le persone che lo circondano, questo è, diciamo, questo appartiene alla buona prassi investigativa. Il dedurre come una qualche conoscenza, ecco, la possibilità che sia conoscenza la persona che conosce il sospetto di
cose dall'altro fatte. Anche questo è lecito e direi che è scontato che venga fatto. Il cercare, il modo di fargli capire che è importante che lui parli di questo, se sa qualcosa anche. Fino al 92 io non sono venuto in possesso di elementi sufficienti per postulare un'ipotesi di corrida a sostanziarla in modo concreto. La SAM però ha proseguito gli accertamenti e direi che li ha sviluppati in modo, ora ricordo una serie di punti, ma sentendo loro magari è più facile che essi siano più puntuali. Infatti il numero per cui non mi riguarda, lo scopo della sua funzione era risalire a proprio a queste indagini fatte fino al 92, poi le trattato no, sono quattro. Esatto, esatto. No, ecco, diciamo, confermo quello che ho detto prima, che il mio convincimento era che la fantasia ossessiva che poteva spingere una persona a fare un determinato tipo di delitti è una cosa talmente intima che è difficilmente condivisibile. Le dirò con ciò che sono a conoscenza di, sempre per quella casistica, l'esame della casistica che abbiamo avuto, che ci sono diversi casi in cui in questo tipo di delitti concorrono due persone. Se vuole ve ne cito qualcuno, sono i primi che mi vengono in mente. Norris e Bittager, Lake e Chatting, il Saint Stranglers, Buono e Bianchi, insomma, ce n'è. Cioè, la casistica c'è, però non è che sia significativa. È significativo il fatto che non possiamo escludere, in linea di principio per onestà, nessuna possibilità. Però quello che conta è il dato di indagine, è il dato oggettivo, il dato investigativo. Questo per me e credo per chiunque faccia investigazioni. Poi le suggestioni le lasciamo perdere, perché in questi casi le suggestioni ci portano a mare. Toscano era stato alla stazione Carabinieri di San Casciano. Credo che lo sentimo anche, io adesso non rammento, ma forse se mi aiutassi con la rilettura di quello che scrivemmo allora, sono passati 6 anni. Comunque non è un nome in questo momento che No, ecco. Sì, no, mi viene in mente perché mi viene in mente come, anche perché. Ha detto anche che era la stazione di San Casciano, più in mente di così. No, mi ricordo. Ma io volevo sapere se era la stazione di San Casciano. Volevo sapere se loro avevano trovato qualche collegamento col Panciani o con. Senta, questa indagine è collegata con. Hanno trovato il collegamento fra Panciani di amicizia, storico di lei. Se Panciani ne parlava. Il maresciallo detenuto, volevo sapere se aveva trovato un collegamento di rapporto amichevole tra Pacciani. Ma credo che Pacciani ne parlò anche, voglio dire, cioè Pacciani era circondato, a sentir lui era circondato da amici, poi nella sostanza quando andammo a verificare in pratica, fra le tante verifiche che facemmo, a cominciare da quella del suo effettivo stato di salute a tutto il resto, scoprimo che poi in fin dei conti non è che avesse poi tutte queste amicizie, c'era gente, molta gente che lo temeva, molta gente che e qualcuno con cui lui aveva un qualche rapporto di maggiore confidenza che con gli altri.
È chiaro, dobbiamo anche calare la cosa nella vita del paese, insomma, il graduato dell'arma che vive molto, molto la vita del paese, conosce un po' tutti, conosce, e poi oltretutto è anche suo obbligo conoscere le persone che hanno precedenti penali, per vedere, quindi si stabilisce, è facile che si stabilisca un rapporto di confidenza, però ecco, io ho frequentato molte, molte persone con precedenti penali, probabilmente alcune di queste diranno che io sono loro amico, ma perché mi davano l'informazione, ok, però ecco, va un attimino, queste affermazioni vanno un attimino calate nella realtà dei fatti, ecco. Toscano, poi mi pare che intervenne per, in occasione della morte del Malatesta. Ecco, io me lo ricordo perché mi arrabbiai, perché trovammo poche foto di quell'episodio. E, vabbè, comunque questo fa parte degli episodi collaterali. In qualche modo collaterali, di cui allora, che all'epoca cerchiamo di approfondire per verificare se non ci fosse stato qualcosa di diverso di un suicidio. Ecco, sempre con riferimento a collegamenti di amicizia o di conoscenza o di qualsiasi rapporto, voi avete trovato dei collegamenti di Pacciani o di Vanni o degli altri imputati di questo processo, diciamo degli amici, dei compagni di merenda, per usare il termine ormai abusato, con Francesco Vinci? No. Con Salvatore Vinci? Con Mele, Giovanni Mele, Mucciarini? Personalmente io no, ecco, voglio no, dire. Sto parlando proprio delle sue indagini, lei ha fatto. No, le mie indagini, naturalmente cerchiamo. Naturalmente cerchiamo all'epoca di vedere se il nostro sospettato principale avesse avuto dei rapporti di conoscenza con l'ambiente che ruotava la famosa pista sarda attorno al delitto del 68, ma perché naturalmente quando studiamo la cosa dicemmo, beh, la maggior parte di questi delitti sono commessi in questa area territoriale, in questa area territoriale c'era quel particolare omicidio, quello del 68, che ci sfuggiva come, no, collocazione geografica. Ma poi naturalmente pensammo che potesse essere per via del fatto che la Miranda Puglia abitava proprio lì quando l'omicidio del 68 era stato commesso, a distanza di poco meno di un chilometro da quello. Però ripeto, è sempre un'illazione, cioè o tu trovi le prove di un fatto oppure te la tieni per te. Ecco, naturalmente i magistrati erano informati di questo, però io ho raccolta di elementi oggettivi, quelli che abbiamo raccolto e metaforicamente e fisicamente sono tutti contenuti in dati che abbiamo firmato. Senta, noi abbiamo dato un fatto di qualità e naturalmente quei temi non hanno niente a che vedere con Sacanimo, con Sette Stati e con questo genere. No. È chiaro che l'abbiamo usato in un'altra accezione, sì, alla impresa che mi ascolta su questa aspetto. Però le chiedevo specificamente, sì, se all'interno di questi delitti, con tutte le possibili motivazioni, all'ambiente in cui erano fatti, ai banca le vittime, eccetera, voi lei ha rilevato mai qualche riferimento a forme di questo genere, di sette esoteri satanisti, messe nere, magici e così via? Senta, anche perché sulla stampa tanto... vabbè, quello che dice la stampa, la stampa segue il suggestivo, segue il colore,
a noi quello che dice la stampa interessa nei limiti in cui la stampa può influenzare il comportamento di un autore di questo tipo di omicidio, poi al di là o nell'avere una collaborazione dove è possibile con la stampa per orientare il comportamento dell'autore. A casa di Pacciani trovammo alcune cose che lasciavano pensare al suo credere nella magia. Trovammo una specie di cartellone, quello che si usa per evocare il bicchierino. Lo usano tutti. Poi trovammo anche delle formule, delle ricette di magia bianca, magia nera. Ricordo che feci una corsa a Roma alla scientifica per vedere se un certo materiale che a me sembrava fosse grasso umano solidificato potesse essere quello, invece era rena, un'apparenza molto, molto suggestiva, era resina. Poi trovai il foglietto in cui diceva per la penna di gallina, la resina di pino, no, per creare queste pozioni. Al di là di questo, il coinvolgimento di Pacciani in messe nere, rituali e così via, io non ho prove. A parte il fatto che lui da solo parlava del suo spirito guida, insomma, ognuno parla, ha delle fantasie, dei sogni, ero la buon'anima di mio padre o di mia madre, ecco, ognuno vive il suo rapporto col soprannaturale in modo diverso. Io del suo coinvolgimento con maghi, steghe, stregoni non ho all'epoca trovato. Credo che però sempre l'ispettore Lamperi, Venturini successivamente, insomma, abbiano raccolto altri elementi, però non ne sono a conoscenza nel dettaglio. Certo. Una cosa, i Pacciani, lei lo ha conosciuto abbastanza bene, anche approfonditamente, ci ha parlato lungo. Sì, è lungo. Tanto per cominciare scrive molto, vero? Sì. Ha scritto lunghi memoriali, da diverse pagine, posso dire che sono diverse centinaia di pagine di memoriali Pacciani. Sì, credo che... Lettere, sì. Andata a giro, alla moglie per esempio, ormai sì. Scritto, sì. Sì. Ma l'Angiolina sa leggere. Io ho i miei dubbi. Ma che io? Comunque lui ha scritto anche alla moglie. Ecco, bisogna vedere se la lettera alla moglie era indirizzata alla moglie. Lei oppure a qualcuno. Cioè, però c'erano le figlie che al limite glielo leggevano. In questi memoriali, per esempio, loro fratelli hanno letto. Finché sono stato coinvolto nelle indagini, li ho letti e li ho analizzati tutti. Ecco, allora, con riferimento a quelli che sono emersi fino al 92, c'era mai un accenno a Vanno? Nella documentazione scritta da lui, nelle cose sì, ci sono accenni al Vanni, che io ricordi, però ecco. Siccome non voglio essere impreciso nel che si andava a fare le merende con il postino e il maresciallo, quello morto, che poi non era un maresciallo, no, era un graduato dell'arma. Ecco, questo sì, ecco. Adesso collocare in quale memoriale o in quale lettera, però credo che sia tutto acquisito.
Sicuramente lei in questo momento ha più chiaro di me il quadro di situazione, perché se ne sta occupando, io invece sono 6 anni che manco. Ma qualche riferimento da Pacciani o da qualsiasi altro sul fatto che Vanni fosse un guardone o si accompagnasse a Pacciani a fare il guardone? Il fatto che Pacciani ha fatto un guardone, perché il guardone poi è acquisito come legge. Questo non parliamo. Vuoi sapere se vi è risultato in qualche modo che Vanni potesse essere stato un compagno di Pacciani? Lei intende se ci è risultato da qualche elemento oggettivo, e io le dico, me non è risultato da nessun elemento oggettivo. Però, tra lei quanto a me, probabilmente non sfugge il fatto che io non vado a far merenda con un uomo della mia età in giro. Però, per carità, quindi io a quel discorso delle merende attribuivo maliziosamente un significato diverso. Ho detto secondo me, però voglio dire di qui. Sì, io non ho mai provato, non ho mai trovato elementi, ecco, cioè, per me l'elemento è uno fa il guardone, siamo un altro, significa che un bel giorno, una bella circostanza, un bel luogo, lo piglio e lo identifico nel fare quel tipo di attività. Poi lui trova qualcuno, glielo dice, qualcuno del paese dice, ma questi signori. La storia, no, ma c'è nel corso, ecco, io ripeto, ci sono cose che sono uscite fuori nel 94 nel corso del processo. Io le parlo del mio diretto coinvolgimento nell'indagine fino a luglio del 1992. Sì, certo, io tutto ciò che è... Sì. Il Pacciani era preabitazione, vero? Sì. In una delle quali lui non viveva. Ci viveva le figlie di mio padre. Sì. Veramente fronte questi, da noi sì. Diciamo la sua abitazione principale era quella di Piazza del Popolo. Noi avevamo i nostri osservatori che hanno fotografato i Pacciani mentre faceva questo. Sono stati sentiti poi in dibattimento. Che poi sono stati sentiti in dibattimento. E sono, nome e cognome. Ed erano due agenti del servizio di polizia scientifica. Sono due persone, nome e cognome, non se ne fa. Prego dottore, lo spieghi, se no rimane il dubbio. No. Avevate del. Avevamo un servizio di appostamento con telecamera con macchina fotografica fissa, collocato in modo da poter vedere che cosa faceva Pacciani fuori dall'abitazione. Questo sì. Bene. Lei poi ha parlato, ora vado così per sommigliarmi, su
domanda dell'avvocato Franchetti le venne chiesto se mi è stata una domanda a proposito di uno dei delitti, ma io volevo chiedere in particolare se lei se lo ricorda, sì, che voglia pretenda tanto, sì, ma nell'esaminare in particolare il delitto che riguarda i tedeschi, se aveste i vostri rilievi furono nel senso di colpi di pistola sparati in rapida successione l'uno all'altro oppure no. Sto parlando di un dato riassuntivo, come può farlo lei come dirigente d'indagine che guarda tutto il quadro della situazione e non specificamente un particolare organo. Quindi tenendo presente la posizione di lì, la posizione presumibile delle vittime, dove si trovavano inizialmente, al momento, all'inizio dell'assalto, dell'aggressione, la posizione in cui venne a trovarsi dopo, alla fine, quando si trovarono uccisi, il fore, i proiettili, dove erano, io lo ricordo, parte a sinistra e parte a destra, ma comunque una fase di sparo concitata, rapida oppure paura. Ci sono degli accertamenti che possono essere fatti, altri che non possono essere fatti. L'accertamento che a noi in particolare interessava, sempre nella salda premessa che il furgone era stato restituito molti anni prima e quindi di esso non c'era più traccia, quindi sono accertamenti che noi simulammo con un furgone delle analoghe caratteristiche per vedere come potesse essersi svolta la dinamica. Fu in riferimento alle caratteristiche fisiche dello sparatore, cioè quanto fosse alto, se fosse alto i 2,50 m che dicevano alcuni, se fosse più basso di me e così via. E quindi noi sostanzialmente ricavammo un dato di probabilità che lo sparatore era più o meno basso come me, ecco, voglio dire, no, non più alto di un certo tipo. A me interessava questo per un discorso anche di compatibilità, perché vede. Ma a me in questo momento interessava proprio questa la rapida successione. La rapida, stavo arrivando, per quanto riguarda la rapida successione, i colpi sono alcuni distanziati, no? La rapida successione io non posso affermarla, perché la rapida successione la determino dal tempo intercorso fra un colpo e l'altro. E rapidissima successione, nel senso non cioè, so quale probabilità attribuire a questo tipo di successione, visto che i colpi erano relativamente distanziati l'uno dall'altro. Che risposta vuole che le dia? La rapidità è data dal tempo fra un colpo e l'altro. Tot frazioni di secondo, un quarto di secondo. Estraendo la pistola, parendo 9, dico 15 tu, c'è un'attività che si può fare in 3 secondi. Se vuole io, come facciamo a frazionare ulteriormente? Cioè, qual è il termine? Senta, lei fece indagini per accertare l'identità dell'anonimo che aveva scritto la scritta? Sì. Sì. Bene, grazie. Questa copia, ecco, a questo proposito io chiedevo se intanto se ne è stato dato atto che il test aveva esibito l'originale del... No, io l'ho detto al microfono e quindi registrato, e chiederei di essere ammessa alla produzione di questa copia. Se non ci sono apposizioni allora si acquisisce il documento. Grazie. Facendo esibito la relativa alla macchia acquistata nell'87
Sta a sette? Da Rizzi Giuseppe, parte. Mi ha legato al verbale Rizzi. Bene. Prego, dottore. Allora, per quanto riguarda la telecamera, dottor Ferrucci, vuole essere presa la telecamera o no? Mi è indifferente, sarebbe tardi. Non lo so, è un test con più quanti gli altri, ma la domanda l'ha fatta. Scusa. Come c'è, è venuta fuori, le telecamere sono state rimosse per ragioni che per simili altri processi che a me sfuggono ne interessano. In ogni modo, siccome la Corte ammise le telecamere fisse, ma non la telecamera mobile, non vorrei che, ho già spiegato a Antonio lì, commesso che voleva chiedere notizie, vorrei che poi dietro la telecamera mobile della RAI si affidasse l'altra. La può usare la telecamera mobile, però come usasse la telecamera fissa. Quindi la persona fa da... stava lì o qua? Bene. Detto questo possiamo andare avanti. Grazie, dottor Lucini, eravamo rimasti a parlare di questo anonimo che ha spedito questo pezzo di ferro, questa asca, che poi però è risultato essere effettivamente una parte di un'arma, che una veretta calibro di molto. Ecco, voi avete... Lei quando è stato intornato sul punto all'udienza del 15 giugno del 94, sì, riferimento a pagina 97, a noi è rimasto il desiderio di conoscere l'identità di questa anonimo. Desiderio da parte nostra, perché insomma questo anonimo aveva l'aria di sapere la più lunga sul discorso. Questo anonimo aveva l'aria di aver seguito i movimenti della persona, esatto, e quindi cioè, a noi interessava tutto, a noi interessava quel momento, non che questo prima, fatto cioè, che avesse seguito i movimenti derivava dal fatto che questa lettera anonima faceva riferimento a Crespelli, mm-hmm, che esatto, era realmente un posto dove Pacciani era andato, no, dunque, in una certa occasione con intercettazione, esatto, cercare asparagi selvatici. Non ci sembrava neanche che fosse il periodo adatto per gli asparagi selvatici, fra le altre cose. Questo era un'altra cosa che intensificava il nostro interesse. Però facciamo in quell'occasione controllato da due agenti. Una, credo, perché vede la sorveglianza a vista doveva essere fatta come disposizione, in modo però da non destare i particolari sospetti della persona, per cui c'era la disposizione di rompere l'attività se sì, poteva esporre a rischio cosa. E lui aveva riconosciuto questa ragazza Pacciani? No, io credo che lui non l'abbia vista, credo almeno, non in quella circostanza. No, un memoriale lui. Lui la riconosce, adesso le spiego, quando queste due ragazze furono, parliamo di un paese nel Catale che è piccolo, le facce nuove si vedono subito, e quindi il problema di poter collocare delle persone che esercitassero questo tipo di sorveglianza senza essere immediatamente oggetto dell'attenzione generale nacque nel momento in cui lo decidemmo, quindi noi facemmo in modo che loro prendessero posizione qualche tempo prima della scarcerazione del Pacciani. Poi lui mi ricordo che in una circostanza lui scambiò chiacchiere, pareva anche abbastanza attirato da una delle due, erano tre che facevano. Comunque voglio dire, scambiò un po' di conversazione con questa. E le rivide però poi in occasione di un interrogatorio nel luglio, se non sbaglio, del
92, 90, forse 91, 91, non mi ricordo, dell'ultimo interrogatorio che, in quale io personalmente partecipai, e mi parve sorpreso nel vederle fra le forze di polizia. E quindi immagino che lui fino a quel momento non ne abbia sospettato l'appartenenza, perché avevano fatto un ottimo lavoro. Beh, per la verità lui in un memoriale dice che aveva visto, incontrato, visto questa ragazza, che lui sapeva benissimo era una poliziotta, perché lei dicesse che era lì, che stava un fidanzato, era una stentessa, eccetera. Si ricorda se in questo memoriale Pacciani fa riferimento anche all'incontro con una persona? Io non mi ricordo questo memoriale. Comunque tutto ciò che Pacciani dice dei memoriali non è che sia necessariamente rispondente a realtà o a verità. Io ho la sensazione che lui non abbia mai avuto l'idea che queste ragazze fossero della polizia fino a che non le ha viste in quella circostanza, tanto che tradì proprio la sorpresa e se non sbaglio mi disse: guarda, dopo credo che abbia commentato il fatto, non so, quindi mi sembra che a me, ecco, questo smentisce, se ha detto questo nel memoriale smentisce. Però è vero che noi eravamo molto curiosi di sapere che cosa lui fosse andato a fare con moglie, anche perché lui non è che fosse solito uscire con la moglie. Normalmente la moglie lasciava a casa. Però spesso la chiudeva a casa. Quest'altra persona che era, sarebbe stato un parente di una vaga, quel giorno della vita a Crispetto. No, io personalmente no, mi ricordo che lui, beh, ma come vi ho detto, noi non è che abbiamo avuto modo di osservare i suoi movimenti, tutti i movimenti che fa. Mi sembra abbastanza strano, perché poi il tempo che lui, non posso parlare di ciò che non so, di cui non so. Comunque voi eravate interessati e non siete riusciti a accertare questa identità? No, facemmo tutta una serie di confronti grafici, cercammo insomma un attimino, anche perché non eravamo mai riusciti ad accertare neanche l'autore della prima missiva, quella che nell'85 parlava del Pacciani. Poi è stato identificato. Fine. Sì, poi ho saputo che dopo è stato identificato, però ecco. All'epoca no, non ci riuscimmo. Ricordo che però facevamo un'attività piuttosto onerosa di riscontri. E là non ci si poteva permettere di sottovalutare nessun minimo dettaglio, nessun particolare. Ecco, diciamo che di fronte a una serie maniacale l'indagine deve essere altrettanto, non dico maniacale, ma altrettanto puntigliosa, ecco, su ogni piccolo dettaglio, perché non si sa mai quale dettaglio possa essere importante o no ai fini investigativi. Ecco, tutto il ci sono, va bene, lo scopo che è stato una data a che fare con la data dell'omicidio, del duplice omicidio del 85, la data esatta. Sì. Ora c'è, scusate a me, dottore, lei rende ad avere interrogato la tabella della Marillo che si è presentata chiaramente senza fare? Sì, mi pare di sì. Se lo ricordo, sì. Ricorda cosa le dice? Ecco, questa signorina, anche con il ricordo. Sì. Nel verbale del 15 giugno del 94 viene identificata dall'avvocato Bebama come signorina Kravitz-Vili. Sì, sì. Che però non dovrebbe essere tale, perché se era la sorella della signorina Morione, che era anche una ragazza.
Il nome proprio di Randy Shelley. No, dovrebbe essere, non sbaglio, era Ravella del Rio, la quale disse che lei era attesa in Francia per quei particolari giorni in quanto i bambini dovevano andare a scuola. Il lunedì era attesa. Esatto. Che era il primo giorno di scuola. Era il primo giorno di scuola. E disse anche che se ha saputo un intrato e fosse parte arretrata, avrebbe probabilmente avvisato, sì. Avrebbe avvisato. Sì. Ora poi magari il ministero... Guarda... E l'unico problema è che questa macchina qui non credo, sembra abbastanza grande. E faccio serva per chiedere l'acquisizione della deposizione di questa signorina. Deposizione nel procedimento facciale? Nel procedimento facciale. Ma non mi scusi, non ho memoria che abbia deposto. Anche però... io non ho memoria. È stata sentita verbale sicuramente. Era stata sentita verbale dal pubblico ministero. Stata lei dichiarò. Non ho parlato io, allora... era il pubblico ministero a sentire. Ecco, fu sentita in quelle indagini lì. Non fu sentita al dibattimento, quindi non è... andrebbe citata in questo, se serve. Comunque, attualmente, se necessario. Il verbale senz'altro lo ricordo. Benissimo. Questa cosa lei ha già detto, più di non vorrei lei la ripetesse. Sì. Nel periodo di tempo in cui Pacciani viene scarcerato, Pacciani va in carcere dal 87, se non fino al 91, vanno a decidere, non so Dio, quando viene scarcerato, e il rapporto alla imputazione che riguardava la violenza nei confronti delle figlie. Sì. Dal momento in cui viene scarcerato, voi avete già dei sospetti di lui abbastanza puntuali. Da molto tempo prima. Dall'89. Sì. Per esattezza. Per meno, sì. Sua... Lui rientra nel quadro dei sospetti. Quindi voi, anche per motivi di prevenzione, lo sorvegliate attentamente. Sì. Al punto che sistemate nella sua abitazione un'apparecchiatura di intercettazione ambientale. E queste intercettazioni ambientali durano, l'ha detto lei, lo ricordo, per 6 mesi. Sì. In più ci sono, come lei ha riferito prima, delle apparecchiature visive in cui si controlla le persone, escono dalla sua casa e tutto il resto. In più ci sono, se non... No, io ricordo, lei dice se è sì. Esatto. Sì, sì. Ci sono degli agenti specializzati, come dire, travisati, nel senso che si spacciano. Due agenti, donna in particolare, che vanno ad abitare a Mercatale, sì. E che controllano tutti i movimenti di Pacciani e ovviamente anche le persone che lo vanno a visitare. Sì. Io la domanda a questo punto, fatto questo quadro, sì. La domanda a questo punto che rivolgo è questa. In questo complesso di indagini, di strumenti di indagini, di fonte di indagini, alcune delle quali anche meccaniche, come dicevo prima, sì. Che cosa vi è il risultato che riguardasse in particolare Vanni sotto questo profilo, se Vanni manda a trovarlo, se in qualche modo Pacciani parlando con la moglie o con qualcun altro ha fatto menzione di Vanni, insomma si incontra un giorno nel paese, si incontra a Mercatale. A Mercatale. Una delle agenti lo segue, credo che ci siamo. C'è una notazione. Ecco, adesso non ricordo esattamente il precedente, non ricordo esattamente questa notazione, però si incontrano. Ora, tenga conto di un fatto, avvocato. Vanni ci interessava per una serie di motivi. Sapevamo che, per esempio, tanto il Pacciani che il Vanni si incontravano e facevano giochini erotici, anche strani, con la
con l'asperduto. C'era questo tipo di confidenza. L'asperduto era una prostituta, sì o no? L'asperduto non era una prostituta, nel senso tecnico del termine, ma era una donna con cui il Bacciani, fra le altre cose, si era appartato anche sulla piazzola di Scopeti. Si ricorda quell'ipotesi che io facevo in Rimini? E non solo, ma soprattutto ci aveva fatto delle dichiarazioni che a noi sembravano piuttosto indicative sulla rabbia che aveva preso il Bacciani quando aveva visto altre coppie di fidanzati sulla stessa piazzola. Disse, tanto che lei gli aveva detto, dice, ma loro fanno quello che stiamo facendo noi qui. Invece sembra che proprio lui non andasse a questo fatto. Ora Sperduto fa anche altre dichiarazioni, fatto suggestivo sull'interesse particolare del Bacciani verso alcune parti del corpo, in particolare il seno sinistro. Ora Sperduto le fa di sua spontanea volontà, non è che nessuno gli fa la domanda precisa, ecco perché una delle cose che noi abbiamo sempre cercato di fare in questa indagine è stato di sentire i testi, lasciare che loro parlassero, per evitare che potessero dire cose, ripetere o cose che noi gli mettevamo in bocca o gli suggerivamo. Quindi le troverà che i nostri verbali sono assolutamente asettici, insomma, e quindi questo dato, questo fatto che poi anche il Panni avesse frequentazione con la casa là, sputtuto, un episodio strano, il marito della Sperduto che viene trovato appeso, io ho detto prima che mi ero arrabbiato col modo in cui era stato condotto il sopralluogo su quello che era un caso di suicidio, che erano pochissimi, non si che bene come stessero le cose. E quindi mi ricordo ne parlammo a lungo anche fra di noi, ispettore Venturini, quando ne parlammo con il PM, prima di parlarne con il PM, dicevamo, ma questo suicidio strano, questo suicidio, quest'uomo i giorni prima è stato picchiato da due uomini e dorme col falcetto sul cuscino, uno con... non sembra uno che abbia intenzione di rinunciare alla vita. Uno che hai manifesta quest'uomo che l'aveva picchiato, scusi, aveva a che fare col Bacciani? Non lo abbiamo accettato, in realtà fu picchiato due uomini. Sperduto ci dice che Bacciani una volta cristiani se fu libero, insomma, di suo marito, che diceva era un tipo violento a sua volta dedito all'alcol. Però ecco, diciamo, le circostanze di quel fatto ci parvero strane. Ovviamente abbiamo approfondite, ma non siamo mai arrivati a provare nessuna responsabilità dei due. Certamente ci venne in mente che forse potesse esserci in questo, se nell'ipotesi non pata, che ci fosse stata una compartecipazione a questo episodio. Primo, che si trattava di un omicidio dissimulato da suicidio. Secondo, che ci fosse stata una compartecipazione dei due, se questo non fosse l'elemento con cui il Bacciani teneva in mano l'altro amico. Ora, fra il Bacciani e il Vanni c'è una differenza di personalità, viso talmente trepitosa. Il Bacciani è un dominatore nato, quindi probabilmente non ha neanche bisogno, di questo disporto ricattatorio, a valersi dell'appoggio di altri. Però ripeto, queste esondazioni non meritano più che attenzione che tanto. Noi non l'abbiamo mai trovato, non abbiamo trovato mai elementi oggettivi. Certo che ci abbiamo investigato a lungo, per anni sopra, e mi ricordo anzi che questa un'ipotesi fortemente sostenuta in particolare dall'ispettore Lamperi e da Venturini. Io ho sempre cercato di dire stiamo attenti a non farci, ecco, a non costruire castelli su cui non possiamo, che non sono ben solidi.
dobbiamo accertare questi elementi, non ne abbiamo, ne avevamo. Però certamente questo quadro ci sembrava interessante e decidemmo approfondirlo. Quali risultati? Nessuno. Ecco. Quindi rimane come un fatto suggestivo, non provato. Per questo motivo non ne abbiamo mai parlato, ovviamente, se non a livello di scambio di opinioni, di idee. Insomma, avvocato, l'ipotesi che Vanni e Pacciani possano essere compiti, Vanni o altri, in una stabilità è stata investigata, ma non è stata mai provata, non è mai stata sostenuta da nessun elemento che potesse essere difeso a livello dibattimentale. Per serietà ne parliamo in questa circostanza, visto che il seguito dell'investigazione ha fatto evidenziare alcuni elementi, però io devo con altrettanta onestà dire che non abbiamo, io non ho finché ci sono stati. È andata poi avanti, gli ispettori l'hanno portata avanti e l'indagine ha un suo corso. Io posso parlarne perché loro, per affetto e per a volte per sentirci, per pareri, mi telefonavano. Nessun esito ovviamente pubblico. No, ovviamente, certo. Non so cose che uno va a dire, sarebbe improprio, inappropriato. Una domanda per Perugini a proposito di questo elaborato della unità investigativa della scienza comportamentale forense di Quarto. Sì. Come nasce questo documento? L'iniziativa di chi lo chiede? Del legal attaché dell'FBI, per dare un supporto a un caso che era importante. Ma quindi sollecitato da voi? A livello centrale. Benissimo. E fornendo a questa redattore di questo documento, che si identificano questi signori John Doe, Galindo, Thunberg, Rivero, Robin Wagner, con la revisione speciale di Ronald Walker, che sempre mi ha detto Ronald Walker, mi ha detto tanto per chiarirsi le idee che ha ispirato. No. Quel profilo fu verificato da un altro che era all'epoca un agente, un buon amico, uno che si occupò a suo tempo del mostro di Atlanta, e si chiama Judson Ray. Ma vuole sapere se li forniste tutti i dati? Loro ebbero dati che non ebbero i dati che gli mandò il legal attaché, i dati erano incompleti. Noterà che alcune date sono anche sbagliate, sono sbagliati i nomi, però in linea di massima avevano sufficiente materiale per fare un... Prego? Nomi no, e le date nemmeno, per dire la verità. Mi pare abbastanza corretto. Sì, no, ci sono alcuni errori. Sì, è vero, ha ragione. L'omicidio Magnati Migliorini viene indicato 19-20 agosto 82. Io lo conosco più o meno a memoria, perché poi quando sono andato lì ho parlato con Douglas, all'epoca parlai con Judge Ray, con Roy Hazelwood, diciamo gli iniziatori, per capire come avessero potuto fare un identikit di autore senza conoscere sostanzialmente né le caratteristiche geografiche, la densità di popolazione, le caratteristiche culturali e così via. E quindi mi dissero giustamente che c'erano in tutti, anche a prescindere dalla loro scarsa conoscenza di questi elementi, c'erano dei dati comuni in questi omicidi che potevano essere importati anche dalla cultura italiana in qualsiasi altro paese. E
quindi va considerato per quello che è. Diciamo che mi colpì perché lo trovai abbastanza specifico, no? Per le sue caratteristiche, sì. Lo abbastanza specifico, cioè trovai che si erano presi la responsabilità di dire cose che io per esempio non avrei fatto al posto loro, ed era appunto su alcuni di questi punti che chiesi approfondimenti, e ne ho discusso per 3 mesi di seguito più o meno ogni volta che ne ho avuto occasione. Ho continuato a discuterne anche dopo, naturalmente, per il fatto che mo conta piuttosto stretti con loro. Sono dei punti sguali. Una cosa che ha sempre, come dire, un po' intrigato di questo momento, quando parlano della possibilità che questo aggressore. Siamo posti, fra le altri dubbi che ci siamo posti il problema di che cosa l'autore di questi delitti facesse nei momenti in cui non colpiva, perché normalmente, no, si dice, sa, dei tratti di personalità particolari in genere possono manifestarsi con comportamenti distruttivi o di violenza, o che a volte, non sempre, se si è fortunati, hanno rilevanza penale, vengono scoperti, gli vengono attribuiti. Non a caso tutti coloro che avevano un certo tipo di precedenti penali, fra cui l'incendio, perché l'incendio è un dato abbastanza ricorrente nei sadici. Peter Curtin ha commesso più incendi che omicidi. Peter Curtin è stato il caso che io presi come riferimento per aggiustare un pochino il tiro. E non era da sottovalutare il fatto. Beh, io la ringrazio molto. Prego, governo. Avvocato Marzio Berbani. Dottor Perugini, stamattina lei nel tracciare sinteticamente le caratteristiche, diciamo, dello psicopatico, in particolare. Tra l'altro osservava che ha delle costanti di comportamento. Normalmente sì. Per esemplificare, ha detto ad esempio la macchina di questo individuo generalmente ha un elevato chilometraggio, perché questo è uno che piace molto. Siamo negli Stati Uniti, e in cui le distanze sono considerevolmente elevate, cioè negli Stati Uniti quando parliamo di un elevato chilometraggio parliamo di un elevatissimo chilometraggio, perché normalmente quelli che venivano a lavorare nel distretto di Columbia all'FBI abitavano a Baltimora, alcuni abitavano a distanze di 100, 120, 150 miglia. No, ma vede, io chiaramente pensavo a Bacciani, Sono agli Stati Uniti, il quale sembra non adattarsi a questo tipo di esemplificazione, Bacciani con la sua contesta sembra che abbia fatto soltanto 8.800 km in circa 5 anni, e cioè la metà di quelli che percorre in un solo anno un italiano medio, quindi mi ha colpito la discrasia in questo caso, no? Sì, tenga presente che il Bacciani aveva anche una 500, tenga presente che aveva anche un altro mezzo di locomozione, una bicicletta, tenga conto anche. Ma io avevo presente anche, mi scusi dottor, il fatto che con riferimento a questo processo, in ordine al quale giustamente lei ha osservato che le sue indagini sono concluse nel 92, e si è sempre parlato di viaggi in macchina, ecco, per raggiungere i luoghi vicini. Sì. Viaggi in macchina che non era la 500, che non era la Lambretta, ma poteva essere la Dieta. Mi perdoni, viaggi con un mezzo di locomozione, non in macchina. No, in questo processo mi riferisco alla deposizione del non le conosco. Giustamente non le conosco. Ecco, un'altra. Lei ha avuto modo di accertare, sempre con riferimento a questo argomento, quali erano le capacità di guidatore del Bacciani? Ottime. Ecco, in particolare, come mai è giunto a questo risultato? Sono giunto a questo risultato perché le capacità di guida del Bacciani
sono state oggetto di una attenta verifica, perché lui diceva che non si sapeva orientare bene nel territorio e quindi faceva guidare altri. E invece poi le nostre genti hanno verificato che il Pacciani non solo si orientava benissimo, almeno per quella, ma guidava anche altrettanto bene. No, sai perché gli dico questo? Perché proprio in questo processo è venuto il nipote del Pacciani, teste camminate parecchie, che non so se te l'ho mai sentito. E come no? Il quale qui ha riferito che io credo, guardi, credo che io non viaggiava mai da solo. C'era sempre un maresciallo in pensione. Mi sono chiesto perché. Mi sono chiesto perché. Ha capito? Non so se mi sono chiesto perché una persona che si sa orientare e che sa guidare e sa guidare bene facesse guidare altri. Mi sono chiesto perché. Vedi, un'altra caratteristica di questi personaggi di cui parlavamo prima è la costante ricerca della dissimulazione. Un attimo, scusate, prima che se dopo sfugge la circostanza, eccetera. Quando lei dice che il Pacciani è stato oggetto di attenta verifica, è stato seguito dagli agenti della Fascia. Certamente. Le nostre agenti lo hanno seguito, e non solo le nostre agenti. E poi voglio dire, lui andava in giro, insomma, cioè, andava in giro anche da solo, quando compare improvvisamente di fronte alla soglia della casa di Miranda Bulli, circostanza che lui nega, cioè un luogo dove che noi avevamo avuto difficoltà a individuare. Ecco. Può dire dove, scusi? Sì, adesso, adesso mi sfugge la parte di Rufina. Sì, ma insomma, voglio dire. Comunque il test camminare lei non, questo signor camminare Valerio lei non lo ha mai sentito. Sì, certo, ho sentito il camminare di Valerio, ho sentito. No. Non la ringrazio, era solo questo. No, non su se questo. Poi aggiunto che sempre parlato dell'autore. No, al test ho chiesto quando lo zio fosse andato a trovarli, con chi sì, c'era, cosa avevano fatto, sì, certo. Poi ha verificato anche chi erano questi signori che accompagnavano. Sì, sì. Non li ha sentiti? Uno sì, certo. Certo, adesso non so, è passati anni. Se mi dà un minuto di tempo, poi improvvisamente mi verrà in mente il nome. Se posso chiedere, se si ricordano. Circa lo scopo, lei ha insistito molto sulla sua convinzione e ha insistito molto sul fatto che le sue convinzioni, essendo lei un poliziotto, sono sempre il frutto di un'attenta analisi dei dati oggettivi. Ha detto, per me si tratta di fantasie sadiche, ossessive, talmente intime che sono difficilmente condivisibili con altri. Esatto. Quasi ecco, sono ancora convinto di questo, ma quello che è il mondo interiore fantastico di una persona può e può non avere incidenza sul fatto operativo, intendo. Sì. Norris e Bittagger che guardi che questa è una premessa, perché sì, sì, quadro, sì. In questo quadro, no? L'invio del brandello di tessuto del seno della povera ragazza francese alla dottoressa della Monica, sì. Lei lo definirebbe una fila? No, io lo definirei un modo di, lo definirei più altro una sfida. Una sfida. Una sfida alla giustizia, una sfida alla donna, perché altri magistrati più che si sono occupati di questa vicenda per molti anni, i loro nomi non erano del tutto ignoti, però l'autore di questi delitti non ha mai manifestato, almeno apparentemente, il desiderio di dialogare o di comunicare con loro. Noi abbiamo cercato, abbiamo anche fatto tentativi per essere oggetto di telefonate, di lettere, insomma noi abbiamo bisogno del maggior numero di materiali possibile su questo soggetto. Però, stranamente, ecco, l'attenzione, la, la,
l'azione di quest'uomo scaturisce nel momento in cui la dottoressa Della Monica, sostituto procuratore e donna, si interessa del caso. Allora in quel momento, e che conferma il fatto che la donna è il fuoco del suo interesse in un modo o nell'altro, quindi è la sfida alla donna che gestisce l'indagine. Ecco, in base agli elementi di riscontro, gli elementi oggettivi che avete raccolto, anche con riferimento a questa che lei ha definito sfida, appaiono ipotizzabili altri scopi in queste scissioni, al di là della fantasia sadica ossessiva? Avvocato, tutto ciò che un essere tutto ciò che un essere umano può pensare, no? Sicuramente prima o poi in un determinato momento storico può essere realizzato, un altro lo realizzerà. Se facciamo un discorso di ricorrenze statistiche, ci sono arrivati tanti di quegli anonimi che dicevano: voi non capite niente, questi pezzi vengono utilizzati dalle ditte farmaceutiche a scopi di ricerca. Questi vengono usati per farsi il tupè dai transessuali, questo, cioè, voglio dire, nel mondo delle fantasie e tutto. Normalmente la maggior parte, il dato corrente è che su omicidi a sfondo sessuale, una componente sessuale, l'attenzione dell'autore centra sulle parti sessuali del corpo della donna. Noi non ci siamo, cioè ci siamo tante volte chiesti il perché di certe cose, del comportamento, guai se non l'avessimo fatto, però poi, siccome nessuno di noi è autorizzato ad entrare nel cervello di un altro, o è autorizzato a dire con certezza che cosa un altro pensa, e le dirò che anzi uno degli errori fondamentali che si fa nelle indagini è cercare di attribuire agli autori di certi delitti il nostro modo di pensare, il nostro modo di pensiero, i nostri procedimenti mentali, noi questo ce ne siamo guardati bene dal farlo. No, ma la risposta è esauriente, la ringrazio, però io facevo riferimento proprio ai dati oggettivi, avendo presente appunto quale poteva essere la finalità di queste scissioni. Perché mi pare che dalla sua risposta è simbolica la finalità di queste scissioni. È secondo me, come la maggior parte delle attività gratuite commesse dopo la morte della vittima, diciamo che si chiamano le attività di manipolazione del cadavere, tutte le attività connesse dopo hanno una funzione gratificatoria, simbolica, e per cui l'autore ha una sua specifica fantasia in testa e si che gli dice di farlo. E a volte gli dice di farlo perché senza quel tipo di attività a noi apparentemente gratuita, il delitto non ha lo stesso significato. Questo è il discorso, che sia una questione di possesso, che sia una manifestazione di sprezzo nei confronti della vittima, che sia una forma di fobia nei confronti delle parti del corpo della vittima, che a quelle parti del corpo della vittima io riconnetto un significato simbolico che per una mia passata esperienza mi suggerisce ricordi dolorosi o piacevoli, ogni caso è un mondo a sé stante. Sì, una finalità di commercio. Mi ha già risposto, mi basta la sua risata. Senta, io non sono il Vangelo, certo. Ho studiato questi casi, non posso né dire né escludere una cosa del genere. Posso dare una valutazione attendibilità di probabilità, ma non voglio dare perché non compete a me. Diciamo che a me non sono mai capiti casi di questo tipo. Un'ultima domanda. Lei è informato, era in quanto sulle conti di salute, cioè, si è occupato del faccio a partire dall'87, non sbaglio, vero? Sì, dal 1989, novembre 89 per l'esattezza. Ecco, sarebbe in grado, ecco, scavando la sua memoria, di riferire se nel 1985, all'epoca dell'episodio degli scoperti, il Falciani aveva già avuto un paio di infarti. Ma molto prima aveva avuto un infarto. Naturalmente lo
stato di salute e le capacità fisiche del Pacciani furono oggetto di accurato approfondimento. Perché? Perché fare il mostro significa avere una capacità, una manualità, una salute insomma sufficiente, una forza fisica, cioè, almeno per come avevamo ricostruito con i colleghi molto bravi che ci avevamo preceduto, avevano ricostruito queste cose, e quindi sarà incompatibile all'inizio la figura del Pacciani come salute rispetto a quella che era il mostro di Renzi. E poi scoprimmo parte della sua attività sessuale, carico delle figlie. E io non ho. Aveva addirittura, lui me lo raccontò fra le altre cose, aveva addirittura cambiato la gomma di una macchina insieme al famoso graduato dei carabinieri, che erano andati fuori strada in preda di ebbrezza alcolica, e aveva cambiato la gomma della macchina, non c'era che aveva tenuto lui la macchina sollevata. Insomma, la sua forza fisica spitosa e molto temuta al suo paese, tutti parlavano. A quel punto abbiamo detto, se sarà infartato, ma vorrei essere infartato io come lui, insomma, se mi capisce. Semmai ha le sue capacità di scattista. Però chiedemmo anche, al di là di questo, una valutazione medica, collocazione dell'infarto, e scoprimmo che il luogo, diciamo, quella particolare tipologia di infarto non era inabilitante, ecco, in quel senso. E non mi riferisco alla sua capacità, di ho detto, di scattista, no? Lei ha presente le modalità del fatto del disco medico? L'abbiamo visto piuttosto veloce e reattivo in alcune circostanze. Veloce, sì. Un'altra domanda. Non ho mai fatto i 100 metri con Pacciani, voglio dire, né probabilmente, però voglio dire, sulle capacità, sulla qualità delle sue reazioni non abbiamo motivo di avere dubbi. C'è stato un inseguimento agli scoperti. Vede, e io mi riferivo a questo. Se lei ritiene, compartire un'opinione, ovviamente ma sulla base dei suoi riscontri, di cui mi dice che ci sono stati. No? Lei è stato sul luogo del delitto di scoperti, è avvocato? Sì. Al difensore, ora io ho permesso tutto, per carità, la verità è prima di ogni altra cosa. Io dissi l'anno a più non posso in questa deposizione, però stiamo, va bene, va così, dottore, la ringrazio. Quest'era lei? Grazie presidente, direi che il dottor Perugini, anche per quanto riguarda il PM, che ha messo in evidenza dati oggettivi direi inequivocabili in questo processo, però appunto dati oggettivi alcune domande a chiarimento gliele vorrei fare, dandogli atto che il dottor Perugini ci ha detto che sono 6 anni che nessuno si occupa più di questo caso e che comunque per quanto riguarda l'oggetto di questo processo era oggettivamente emerso nelle loro indagini, e qui come PM gliene devo dare atto, che le persone oggi indagate erano persone che loro, cioè Sam, aveva a suo tempo addirittura perquisito e interrogato, seguito più volte, e mi riferisco a Vanni, Faggi e Lotti. Ma le domande sono queste e riguardano proprio elementi oggettivi, perché il dottor Perugini ci ha detto che l'indagine, al di là delle mie intuizioni e della mia preparazione, è sempre stata un'indagine convenzionale. Io le chiedo, ricorda, dottor Perugini, quando lei ci ha parlato a lungo ora su domanda del difensore di quei rapporti Vanni Pacciani particolari con la sperduto Malatesta Antonietta e a quell'episodio della morte del marito, la data, lei ricorda che epoca esatta è? Beh, la morte del marito della... siamo prima parecchio prima del processo, ecco, quello è un elemento che era già avvenuto in considerazione molto prima del 94. Se lei ricorda la morte del marito? Esatto. Se lo ricorda lei? Mi pare che fosse, siamo intorno a 81, qualcosa del genere, sbaglio. Dovrebbe essere l'80, ecco. L'80. Lei ricorda se la testa dopo quell'omicidio abitare in via di Faldignano? Sì, mi pare. Se lo ricorda
da lei questo accertamento? Questo è un accertamento che fu fatto, questi sono accertamenti che furono fatti, e in particolare, se non sbaglio, se ne occupò Venturini o Lamperi. Che hanno redatto molte, sì, sì, sono, molte annotazioni di tutta questa, sì, loro attività. Sì, ecco, ma io questo, le chiedevo se lo ricordo. Questo già nei tempi, epoca, dei tempi, sì. Epoca lontana e precedente. Sì, ecco. Io la mia memoria sulle date precise eccetera, è solo un altro elemento oggettivo che le voglio chiedere è questo. Le è stata fatta una domanda relativa alla data esatta dell'omicidio dell'85 e a quella dichiarazione della sorella della Morio, e di cui abbiamo capito, sì, qual è il contenuto. Io le chiedo, lei ricorda se voi, lei o la squadra, la SAM, fece degli accertamenti per vedere se qualcuno aveva visto la mattina della domenica, sì, 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 i due, sì, ragazzi, ma vivi? Certo. Ricorda chi erano, al di là dei nomi, le persone che in questo processo, poi è venuta anche una persona e ha detto di averli visti alla festa dell'unità il sabato, però sì, io ricordo che nel processo, mi ricordo che la domenica mattina, se non sbaglio, furono visti da un testimone che anche credo deposto, sì, uno in particolare riconobbe con assoluta certezza, cioè mi ricordo comunque, perché il dubbio sull'epoca della morte, che era nato anche in ordine alla differenza dei fenomeni putrefattivi rilevati sui ce l'hanno due spiegato comunque quantitativamente i medici. Esatto. Io volevo rimanere al dato oggettivo di testimonianze, sì, sì, ricordo, di persone che li hanno visti la domenica mattina. Ricordo con assoluta certezza, non ricordo i nomi, non ricordo, ma che furono visti la domenica mattina. Poi questi testimoni sono stati sentiti al processo, sì, Facciani, io ne chiederò ex 500 se li sentiti, dato che c'è il problema. Lei ricorda, al di là dei nomi, erano persone come mai li avevano visti, che mestiere facendo, dove... Mi ricordo che c'era, dunque, proprio là sulla strada, insomma, al ponte degli Scopeti, c'era una trattoria, e mi ricordo che furono visti, io sto cercando di ricordarmi il nome, no. Lo ritroviamo, ce l'abbiamo, ora a me interessa, e poi comunque lo ricordo perché era un dato oggettivo a cui tenevamo molto, ovviamente. Eccoci. No, io volevo venire, sì, al fatto l'indagine vostra, sì, elementi oggettivi, due persone, poi le finiremo alla cosa, sì, i nomi, e chiederemo di sentirle ex 567. E un altro dato oggettivo che lei ha indicato, e vorrei che ricordasse alla Corte più dettagli possibile, che ha ovviamente, lei ha fatto presente che l'unico elemento oggettivo, e che comunque è un elemento che non ha dato ulteriore possibilità di sviluppo, era quello che per quanto riguarda il 68 la Bugli, sì, abitava alla Strassigna. Esatto. Vuole spiegare meglio alla Corte chi era la Bugli e in epoca abitava alla Strassigna, e come l'ha accertato e come l'avete verificato, come lo ricorda lei? Dato serve. Questo fa parte di una serie di accertamenti che facevamo insieme ai carabinieri, cominciamo addirittura, cioè, quando andammo a parlare con la territorialità dell'autore di questi omicidi, per noi era importante, cercavamo di capire per quale motivo lui privilegiasse determinati luoghi, determinate aree del territorio. E c'era l'omicidio di La Strassigna, che però in un certo senso era fuori da quella che consideravamo l'area di raggruppamento, no? Le due aree di raggruppamento, una era il Mugello, l'altra era San Casciano, Mercatale, Scandicci. Non che la distanza fosse enorme, ecco, però voglio dire, ci sembrava un pochino spostato. E su questo abbiamo riflettuto a lungo, insomma, abbiamo girato le carte in tutti i modi. Poi, quando andammo a parlare con la Bugli per farci... Vuole spiegare meglio alla Corte chi è la Bugli, per tranquillità mia? Allora, nel 1951 il Pani venne arrestato per l'omicidio del Bonini, Severino Bonini, che era un commerciante ambulante di stracci, raccoglieva stracci. Pacciani all'epoca abitava in Mugello, e così la Bugli. Con la Bugli, che lui aveva eletto come sua fidanzata, pare che avesse un rapporto considerevole di gelosia. Il Pacciani racconta che una volta, essendo stato mandato dal tre a filare le falci, i ferri del contadino,
e il paese, visto che ci voleva tempo prima che i ferri fossero affidati, gli venne l'idea di andare a vedere la Bulli Miranda, fosse in giro. E gli fu detto che era andato a pascolare le pecore, quindi si mise in cammino e in quella circostanza, racconta, sentì i canacci delle pecore, e questo può partire poi ci colpì, invece di uscire fuori si mise dietro, si appostò dietro aspettando di vederla arrivare, forse per controllare cosa stesse facendo. E la vide arrivare con questo Severino Bonini. E vide anche che il Severino Bonini aveva un atteggiamento, diciamo, affettuoso nei confronti, cioè stava parlando, il braccio sulla spalla, insomma, stava parlando in modo incitato. Un bel momento vede che i due si tendono a terra e lei si tira su e si scopre la mammella sinistra, così dice negli atti di quel processo. Dice, quell'orrendo spettacolo io non vedi più, usci fuori. E lui mi prese, poi racconta a me, lui mi prese per la gola, era un omone vicino, aveva un coltelluccio per il pane e così via. Dopodiché possiede la Bulli accanto al cadavere, Bonini, dopo che la Bulli lo convince a non uccidere anche lei, che dice va bene, dice non ti ammazzo, però adesso noi ci sposiamo, tu non parlare con nessuno perché altrimenti ti vengo, io ti controllo tutta la notte fuori casa. Dopodiché torna sul posto, pare, lega il cadavere, se lo riga sulle spalle e lo trascina verso il lago, però lo lascia in una forra, insomma. Poi verrà ritrovato. Ecco, torniamo alla Bulli, cioè come mai nel 68 voi localizzate la Bulli proprio alla Stasigna e sulla base, ecco. La Bulli verrà scarcerata, la Bulli, nel corso di quel processo, lui disse che la Bulli aveva ucciso perché la Bulli aveva detto ammazzalo, ammazzalo, che mi voleva violentare. E il portafogli del Severino Bonini non venne ritrovato sotto la soglia di casa del Pacciani. E al processo la Bulli fu condannata. Lei viene scarcerata prima, lui condannato a 24 anni, lei a 10 anni, adesso non ricordo. Lei viene scarcerata prima, passò un po' di tempo, sposò con un uomo di Emiliano, che occupava di macchine agricole, e andò a vivere lontano dal Mugello. E in quella città andò a vivere proprio a Signa, dove in una strada che è poco distante dal luogo dove fu commesso il primo delitto. Quando noi andammo a parlare, eravamo l'ispettore Sirico, andammo a parlare con la Bulli, lei aveva già fatto in mente sua un collegamento, perché alcuni degli omicidi erano stati commessi vicino a luoghi da lì abitati, probabilmente. E comunque, insomma, quella era un'ipotesi suggestiva per spiegare il perché il primo delitto. Comunque il dato oggettivo è che questa signora nel 68 abitava lì, lo apprendemmo parlando con lei, dopodiché ricostruimmo i luoghi, c'era San Martino alla Palma, c'era Scandicci, c'era, ecco, e la cosa, insomma, ci colpì. Io non ho altre domande, Presidente, grazie. Avvocato Curandai per Laura Ruggeri. Dottor Perugini, per quanto riguarda la mai famosa maxi perquisizione nei confronti di Pietro Pacciani, avvenuta ovviamente precedentemente all'arresto di Pacciani, ecco, faccio semplicemente questa domanda. Fu rinvenuta e sequestrata una somma di denaro in casa di Pacciani? Sì. E dove esattamente? L'ammontare anche di questa somma? Ma era un centinaio di, non somma di denaro, erano buoni,
postali per un centinaio di milioni, insomma, cosa del genere. Era nascosto di intercapedine sotto il forno della cucina. Quando noi sequestrammo il denaro, invece, questi buoni postali invece erano in un armadio della camera, però lui la teneva nascosta in questa intercapedine, tanto che noi non la trovammo nella prima perquisizione. Altronde noi cercavamo un fucile in quella circostanza, nella perquisizione che avevamo fatto prima, fucile e armi. C'era anche diverso denaro contante oltre a... No. Che io rammenti no. No, insomma, che ci sembrava abbastanza... oggetto di ulteriori investigazioni, sì. D'accordo. Tutti accertamenti che poi facemmo, non lo so, ampiamente sviluppati, approfonditi e così via, erano somme depositate in più uffici postali, se non sbaglio. Ecco, ecco un'ultima domanda, dottore. Lei... nella sua deposizione da Sierna ha parlato di motivazioni che possono essere alla base di queste escissioni. Fra le ipotesi che lei ha formulato, ve n'è una sulla quale appunto non c'è stato, mi sembra, particolare sviluppo. Cioè, lei ha parlato di varie ipotesi, il feticismo, eccetera. Poi ha parlato a un certo momento di, mi sembra, avversione o punizione, mi sembra, verso la donna. Ecco, su questo punto io non ho capito esattamente. Non ho parlato di punizione. No, di gratificazione. Cioè, senso, avversione in che senso? Avversione. Lei può avere l'avversione in modo molto modesto, ma può avere... più modesto, ma può avere una specifica avversione verso i gatti, dovrei dirgliene uno, sì. Oppure verso certi odori, oppure verso certi oggetti, no? Quel tipo di avversione sessuale, ma è un fenomeno ben studiato in sessuologia, sì. Può avere anche dei suoi sviluppi parossistici, piuttosto... può trasformarsi in un'ossessione, esattamente come c'è l'ossessione del feticista, che noi parliamo di perversioni in questo caso, cioè quando quel particolare tipo di modalità è necessaria al soggetto per ottenere gratificazione abituale dal soggetto. E c'è chi aggiunge anche un terzo elemento, che è l'ostilità, però ripeto, sto navigando, la prego di non farmi navigare in un campo che non mi compete, non mi appartiene, non sono un dilettante in questo. Basta, grazie, dottore. E allora, se non ci sono altri difensori, si può ricavare anche da quando ha prodotto il mistero, mi sembra ha prodotto l'indice dell'interrogatorio del Bacciano. Sì, esatto. Ma in ogni modo, come lei si è interessato anche del Pacciano, lei dice che del Pacciano era sospettato all'89. Al novembre 89? Quando è che ebbe, diciamo, i primi interrogatori formalmente sul mostro, sui fatti del mostro? Formalmente? Formalmente tempo dopo. Formalmente tempo dopo, come adesso. Cioè, mentre era tenuto o no? I primi contatti. Primi contatti. Cioè, quando lui ha percepito che veniva indagato per i fatti del mondo. La prima visita del dottore Veraggi. Probabilmente sì, però voglio dire. Sì. Vuol dire quando è che andò a trovarlo la prima volta? Ebbene, la prima volta è stato all'inizio del 90, credo. Inizio del 90 e ci stette 7 ore. Sì, anche di più. Credo. Questo in carcere. Perché vede, il criterio che noi abbiamo seguito... Non vi meravigliate le queste domande, perché noi non sappiamo la posizione del Francia.
No, sono domande che il PM ci chiede un po' qua, un po' là. No, no, Presidente, mi scusi, lo scopo del PM è proprio quello opposto, di far capire alla Corte di come di fatto il dottor Perugini, incaricato delle indagini, avendo sospettato già nel novembre dell'89 quello che ci ha già detto, andò sì con lo scopo di andare a trovarlo, di avere notizie, però lo scopo era quello. Sì, chiedo scusa, gennaio 90 la prima volta. E il Vanni? Non appena noi cominciamo ad approfondire l'ambito. Se potete collegarla nel tempo esattamente. Poco dopo, immediatamente dopo. Il primo interrogatorio del Facciani, subito dopo anche il Vanni. Dunque, no, col Vanni ebbi un primo colloquio informale, nel senso che ci incontrammo, gli chiesi un appuntamento e ci incontrammo sulla piazza sulla piazza di Mercatale. Di San Casciano. Bevemmo un caffè insieme e mi dissi: senta, io vorrei conoscere meglio, i suoi rapporti, no? Questo suo amico, che tipo è, che tipo non è. Ecco, lui non mi disse molto, no? Sui loro amati, si beve un bicchiere di vino, una partita insieme, ecco, queste cose qui. Ma all'epoca io non è che fece un interrogatorio formale del Vanni, insomma cercavo di rendermi conto, perché vedi Presidente, il problema con queste indagini che ha sempre avuto una quantità di sospetti in vereconda, no? Ecco, è stato quello di ridurre il numero dei sospetti a un'entità impeccabile, e si fa molto prima a escludere la gente, se trovi l'elemento oggettivo per l'esclusione, piuttosto che investigare la gente per metterla dentro. Tutto l'ultimo è un modo che io non ho mai condiviso, tutti i miei collaboratori la pensano nello stesso modo, fare indagini. Primo, sono i dati oggettivi. C'è una possibilità alta, bassa, media, che tu sia l'autore di un certo episodio, ma se trovo nel corso di questa attività un elemento che sia seminante per te, allora io ti sposto, ti metto da una parte e passo a un altro. Cioè, abbiamo proprio questo problema di ridurre i numeri di investigati. Ora, quando ho detto che rimanemmo sorpresi quando facciamo quello screening informatico con l'ufficio dati, col CED, Ministero di Grazia e Giustizia, fummo sorpresi che per un'intera regione il numero fosse basso. Un centinaio di persone non è un numero basso, oggettivamente, ma un numero infimo. Noi che eravamo abituati a lavorare nell'ordine delle migliaia, delle migliaia di sospetti, quindi era importante quello. Però era sempre un numero elevato, quindi dovevamo fare una priorità di accertamenti per dire approfondiamo, non approfondiamo, lo escludiamo, non lo escludiamo, ecco, cioè questo tipo, e per farlo cercavamo elementi oggettivi. Insomma, se uno era stato in ferie in un luogo ed era certo che in quel giorno lui stava da un'altra parte quando il nostro uccideva, ecco, vuol dire era un elemento oggettivo, così via dicendo. Io ho altre domande. Allora, qua dottor Luigi, grazie.